Quando si va a una conferenza oggi sul tema qualità del cibo, beh, non sto a presentarvi perché penso sia tempo perso, insomma, andate in internet, scrivete Beperocca, c'è tutto quello che volete, insomma, non perdiamo del tempo, perché il tempo è prezioso. Allora, il problema è che oggi quando si parla di qualità del cibo, voi vi aspettate che io vi dica il veleno nel piatto, fertilizzanti, tossici, Monsanto, OGM, no. Siccome queste cose le sapete già, cercherò di dire qualcosa che non sapete. Quello che vi dirò questa sera non è quello che l'industria alimentare aggiunge al cibo. Io questa sera parlerò di quello che nella storia dell'Occidente, dei paesi industriali, abbiamo tolto dal cibo. Perché mi sembra strano, quasi comico, che chiunque di voi da bambino ha mangiato i pomodori o ha mangiato un pouvron o i ravanin, sa che ha mangiato un tipo di cibo che è completamente diverso da quello che oggi vi capita di comprare, a meno che non abbiate il vicino di casa che lo coltiva, o il gas, o chi ne so, se dovete già conoscere qualcuno se volete mangiare un pomodoro. Le fragole sono disapparecide. Allora, sembra strano che nessuno sia preoccupato di quello che abbiamo tolto dal cibo. Quindi tutta questa conferenza sarà cosa abbiamo tolto dal cibo. E ho tante diapositive, ma quando vedo crollare qualcuno sotto il tavolo capisco che è ora di smettere, sono abituato a insegnare 4 ore di fila, 4 ore e mezza, quindi non è che patisco, patirete al limite, no, così no, perché tra un po' senza bruciare, io lo so già come finisce qui, non facciamo gli spiritosi, cioè, mica devo tenerli svegli io, abbiate pazienza, non facciamo gli spiritosi, cioè, il conto è, devo anche poi portarli a casa. Allora, e vi said that, torniamo a bomba. La prospettiva in cui ci muoviamo, la seconda cosa che non vi aspettate, che vi dirò, è che non ho nessuna intenzione di dire che sembro di nuovo un luogo comune, no? Uno diventa malato e dice se l'è voluta, se l'è cercata. Noi siamo abituati a pensare alla malattia come un peccato. Ho commesso un peccato, adesso Dio mi ha punito. No, io non la vedo proprio così. Dovete sapere, tranquillizzatevi, questa idea che il malato è colpevole delle sue malattie è un'idea, un'invenzione moderna, un'invenzione che nasce in Europa col Rinascimento, quando i pittori hanno cominciato a dipingere i quadri, le persone hanno cominciato a incolparsi delle proprie disgrazie. Se volete essere un po' più allegri, andate un po' più indietro, leggete Ippocrate, in particolare un'opera di Ippocrate che trovate a gratis. Poi qui usano A trattino, qualcuno prima usava A trattino, allora se ad Alba si dice A trattino, mi dica A trattino, no, ok? A slash, eccetera. Allora andate a cercare una roba che si chiama Le acque, le arie e i luoghi, ed è un'opera che dovete leggerla, studiare a memoria. Nella seconda riga Ippocrate dice, guardate che quando un medico va in un posto e deve sapere quali malattie ci sono in quel posto, una volta c'erano i medici itineranti, i medici sono sempre stati un po' parenti del rigere, slingere, no? Dolba. Itinerante vuol dire che un lindeso fa la clinica a Tirì, fa l'ambulatorio ad Alba, poi ha due mogli da mantenere, tre bambini, fungati con la seconda moglie da caposala, cioè un po' pasti su, no? Un po' parei, vantavei pazienza, sono bravi a stidiatar, ma non hanno capito un granché della vita. Morale della storia, che torniamo a Ippocrate, nella seconda riga c'è scritto: la malattia è lo specchio in negativo dello stile di vita di una popolazione. Allora viene subito un sillogismo, no? In Occidente qual è il problema? In un paese industrializzato che mangia alimenti industriali ci sarà ben un rapporto, per esempio, tra gli alimenti industriali e le malattie allergiche. In questa sala penso che, essendo un ristorante, uno deve, non può mangiare il pesce, l'altro non può bere, l'altro non può mangiare la pasta, l'altro il glutine, l'altro... Qui dentro ce ne saranno almeno 100 persone che hanno un'intolleranza, un'allergia, chi cade un tupì al cortisone. Quindi il problema qual è? Se è vero, e poi ci sono le malattie autoimmuni, le malattie neurodegenerative e il cancro. Queste malattie all'inizio del Novecento erano rarità. Non che non ci fossero, abbiamo trovato delle mummie che avevano il cancro, ma non ho trovato ne una. Erano mosche bianche, cioè se proprio sei sfortunato, se proprio piove sul bagnato, ti veniva anche il cancro. Dal Novecento in poi la curva è andata su. Allora, quello che voglio dirvi stasera è di cercare di capire se c'è un rapporto tra quello che abbiamo tolto dal cibo e le malattie, non quello che stiamo aggiungendo. Diamo per scontato che ci sono i coloranti, eccetera, ma vi farò vedere i coloranti e le sostanze aggiunte al cibo in una prospettiva che
sicuramente non conoscete, lui dice tranquillo perché non c'è problema. Quindi possiamo parlare di medicina ecologica e di geopolitica, perché se ho detto che il responsabile della malattia non è il malato, ma sono delle scelte grosse che passano sulla testa del malato, e poi vi farò vedere che l'Europa sta facendo una coalizione con gli Stati Uniti per far fronte alla Cina e alla Russia, e quella è una catastrofe, perché altro che il gas, vincerà chi fa il vino che costa meno, chi fa la pasta che costa meno, poi non ha il grano per fare la pasta, quindi arriverà irradiato dall'Ucraina, passa dall'Italia, fuma la scatola, scrive ma made in Italy, lo vendiamo come fa la Cina, no? Ma fate attenzione, c'è un altro problema, non avete davanti un 68. Io un'altra cosa che vi dirò questa sera è che fate attenzione che nell'industria alimentare lavorano i vostri figli, i secchioni come me, qui da Tranta e Lode. L'industria alimentare non vuole avvelenarvi, gli servite vivi, il cliente è sacro. E una cosa divertente è che quando faccio una conferenza o vado in un supermercato dico ma non avete i melograni? La volta dopo sono comparsi i melograni, tanti melograni. Quindi il cliente condiziona anche il supermercato. Capito? Soprattutto se fa conferenze, canta canzonette come Bob Dylan, fa. Ho capito che il cliente, in un certo senso, ma Petri Carlin lo dice sempre, no? Bisogna fare in modo che il cliente diventa culturalizzato, lui vuole un certo prodotto e l'industria vende quel prodotto. Quindi, attenzione, mi danno anche fastidio quelli che dicono l'industria ci avvelena, l'industria toglie questo, toglie quello. Anche queste scelte di togliere delle robe dal cibo sono scelte scientifiche. Noi moriamo della scienza che abbiamo, lo dice uno che è un secchione, quindi sono fuori di ogni sospetto. La scienza ha creato l'alimentazione industriale in base a delle scelte economiche ben precise. Non c'è nessuno naif che vuole avvelenarvi, vuole togliervi dentro i pomodori, gavatut. Se toglie tutto da quel pomodoro, c'è una logica di mercato e scientifica terrificante. Ed è questo che mi preoccupa, ed è questo che non ti insegnano a scuola, medicina, da new part, ed è quello che cercherò di dirvi, perché visto che venerdì sera mi siete andando in discoteca, siete qua, vi ringrazio. Io parlo solo dei paesi industrializzati, perché ho capito che non c'è un mondo, ce ne sono tre o quattro, non c'è nessuna democrazia. Se tu oggi sei in Botswana o sei in Uganda o in Eritrea, hai niente a che fare con questo pubblico, non hai i problemi che abbiamo noi, non hai le malattie che abbiamo noi, non morirai di cancro ma magari rischi di morire di fame, cosa che nel 2016, come dice Bono degli U2, è semplicemente grottesco. Quindi il mondo è grottesco, il mondo è contraddittorio, il mondo oggi è di una complessità spaventosa. Io, essendo ignorante, parlo solo di quel che conosco un po', che sono i paesi industrializzati. Quindi parliamo dei cavoli nostri, senza voler salvare anche quegli altri, perché secondo me abbiamo già dei guai a basta per conto nostro senza esportare i nostri guai in Africa. Anzi, l'Africa verrà in Europa. E se devo dirvi, in base al discorso di questa sera, tutta questa gente giovane, forte, idealista e piena di speranze che verrà da noi riempirà i supermercati, non comprerà la gas perché costa 2 euro in più, il cuneo costa 1 euro più. Quindi avremo della gente che abbasserà, ma non lo dico per razzismo, mi sono contento se riuscirò ad avere la pensione, se merendo man, la pagheranno gli extracomunitari, di sicuro non noi. Noi siamo un paese di vecchi, scusatemi, parlo per me, ma noi stiamo diventando un paese di vecchi, quindi meno male che arrivano dei giovani ingegneri, agguerriti, idealisti, speranzosi, ma loro hanno bisogno che il cibo costi poco, faranno i bambini, beati loro, perché da noi i bambini non si fanno più, quindi fate attenzione che ci sarà un cambiamento enorme, ma ci sarà richiesta di vino da 2 euro, non di sicuro della doppia fermentazione di qualità che facciamo su per le langhe. Quindi quello che a me preoccupa è che se togliamo qualcosa del cibo con l'immigrazione massiva di gente, il livello scenderà, e se hai il vino buono e l'hai messo nel barile 2 anni, però a vendere fai fatica, a meno che non lo vendi ai cinesi ricchi. Quindi ci sarà il paradosso che venderemo i prodotti buoni ai ricchi della Cina, che fanno paura dal punto di vista dell'ignoranza, o ai giapponesi che hanno scoperto la doppia fermentazione, e noi mangeremo la roba del supermercato perché costa 1 euro meno. Io ho sentito gente dire ma il coniglio, Pina ha il compito di comprare tutti i conigli ruspanti che gli entellanghe, perché appena non esiste, compro il formaggio in Valmaira e adesso so che c'è la gas e comprerò anche da... ma non lo dico per far piacere a loro, mi servono vivi. Perché se il trend è questo attuale, tra 10 anni, se adesso nel cibo c'è poco, tra 10 anni il cibo è completamente finto, è un simulacro, direbbe Baudrillard.
I teorici francesi lo chiamano simulacro. Che cos'è un simulacro? È un pomodoro che ho messo sul tavolo, è stato lì un mese, potevo fargli le foto, dopo un mese gli ha cambiato niente. Ma se lo compro da loro, dopo 3 giorni il pomodoro va male. Quindi il problema quale diventa? C'è un altro problema, che per cambiare il mondo ci vuole cultura. Cultura vuol dire che il cibo è un investimento. Tu devi immaginare che Mandepino vai tu, ma devi comprarne 3 pomodori, perché non si conservano. Se si conserva un mese non è un pomodoro, è un UFO, è un marziano, è stato trattato con l'azoto, l'ossigeno, quel che volete voi. Attenzione! Se voi volete vendere, se loro si mettono a vendere le mele in Iran, come faremo adesso in Nigeria, se lo sognano di vendere i prodotti che vendono adesso, perché non arrivano in Nigeria? Marciscono prima di arrivare in Sicilia. Quindi il chilometro zero, poi c'è un altro problema, se io vado a dire in Canada o al Polo Nord che voglio il chilometro zero, mi fanno delle pernacchie, mi sbattono fuori a calci, dico ma qui è niente, a chilometro zero gli è da fioca, ice, you know, ice, you can skate but you don't eat. E quindi il problema è di nuovo che il chilometro zero richiede cultura, investimento sul cibo, qualità del cibo, arte di vivere. Se tu non apprezzi il bicchiere di vino, se tu non capisci che è un coniglio, ci sono dei bambini in America, a New York, che il coniglio non ha mai mangiato, non sanno cos'è un coniglio. In America pare non mangiano il coniglio, perché il coniglio non si lascia mica tanto manipolare, quindi mangiano pollo e tacchino. Quei polli e tacchini non hanno niente a che vedere con un pollo e un tacchino. Quindi un bambino americano di New York non sa cos'è un pollo, una gallina ruspante. Allora il problema di un medico diventa, ma siamo sicuri che togliendo da dentro quel pollo i minerali, gli elementi traccia, il selenio, il manganese, adesso vi dirò, impoverendo il suolo e via discorrendo, siamo sicuri che è la stessa cosa come mangiare bene? Quindi per il medico mangiare bene vuol dire, siamo sicuri che i nostri enzimi, il cancro o le allergie non vengono se tu mangi una roba che è finta, che è un simulacro, no? Che è una cosa che ha il nome di un'altra roba ma non è l'altra roba, capito? È come quando ti frega, no? Il gioco delle tre carte, è un pomodoro ma non è un pomodoro, dovrebbe chiamarsi pomodoro 2, c'è un Beppe Rocca, noi abbiamo, siamo messi d'accordo che lui è Beppe Rocca 1, io sono Beppe Rocca 2. Allora quello dell'industria dovrebbe chiamarsi pomodoro I, che sta per prodotto industriale, poi il pomodoro G, che sta per gas, poi il pomodoro del Meusin, M, S, perché sono cose radicalmente diverse. Ed è un problema di linguaggio. E l'industria infatti cosa fa? Non vuole proprio che tu scriva cos'è il tuo prodotto. Difendere che cos'è il tuo prodotto, da dove arriva, chi l'ha fatto, conoscere il produttore, quella è cultura. Ma chi conosce il produttore? Il produttore è anonimo. Quindi quando loro mi hanno detto noi conosciamo questi, devono essere eticamente, meno male, perché una volta a Castagnole, quando mio padre comprava qualcosa, andava al mercato e c'era la parola. Ti dicevo, avete vendimelo lì. Quello glielo vendeva e se tu sgarravi a Castagnole dovevi migrare a Coazzolo almeno, Coazzolo all'estero. Quindi capito, però tu a Castagnole avevi chiuso, Pignulfo va credi, tu avevi perso la faccia, se perdi la faccia sei morto. Invece l'industria ha proprio perso la faccia. Negli anni 30 facevano il burro, dovevano colorarlo di giallo, arancione, molto forte, perché se era industriale tu dovevi saperlo subito. E si chiamava imitazione di burro, e era margarina. Le aziende nel 70 hanno tolto la legge. Loro possono fare una roba, scrivere burro, e burro non è. Lo fanno per esempio con le palme, piuttosto che con la soia, con va a sapere che cosa. Quindi capite che abbiamo un problema grosso. Poi ci sono 4 problemi oggi nel mondo, enormi. Uno è il problema ecologico, perché purtroppo dall'Ottocento in poi noi produciamo sostanze chimiche, ma secondo me il problema ecologico di nuovo, gli ecologisti devono preoccuparsi della scomparsa devastante della biodiversità, non solo di nuovo dell'inquinamento. Ho l'impressione che il discorso che inquiniamo le acque è un po' una roba, anzi ci fanno parlare di quello perché è un po' superato. Adesso in Cina vai a inquinare, capito? Basta andare a Shanghai, mia nipote lavorava la nebbia fino a qua. Allora il problema non è, secondo me, oggi in Occidente il problema del che ti avvelenano, bla 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 bla, no, sapete qual è il problema? Il problema sono i simulacri, diventa tutto finto, la macchina non è più quella di una volta, il pianoforte è tutta plastica. Se notate c'è una specie di, hanno lo stesso nome ma non sono più quelle cose solide con dietro una tradizione artigianale, una cultura, una storia, no, è tutto prêt-à-porter, no? Una roba che poi devi smaltirla, andenta alla AIM, devi portarla, andenta alla discarica, cioè tutta robetta un po' così, non ci sono più, capito, né i pianoforti, né
gli armadi o quello che è, ma non è che con questo torneremo indietro, anche lì non siate nostalgici, non si torna indietro. Per andare avanti devi essere più intelligente ancora e più tecnologico ancora. Quello che mi scandalizza è che abbiamo usato la scienza e la tecnologia per svuotare il cibo di ogni contenuto. E che razza di civiltà siamo? Siamo un branco di ignoranti. Per arricchire 5 deficienti, perché sono proprio deficienti, quelli che dirigono le multinazionali globalizzate, che vendono i latte in polvere in Pakistan, fanno morti tutti i giorni, per arricchire 4 deficienti noi siamo qui a guardare la pubblicità dove un attore parla con la gallina, quell'albero delle cialde, quell'altra è una nuotatrice diventata un'indossatrice, cioè fuori detto, ma ci prendono tutti per deficienti. Comincio a pensare che siamo deficienti, perché sono sicuri che noi siamo deficienti. Quindi questa storia che siamo deficienti mi rattrista ogni tanto, quindi è un po' così. Andiamo avanti che sennò finiamo in posto. Quindi invece di aprire cadaveri, invece di fare autopsie, e sto scrivendo un libro sul cancro ma non apro cadaveri. E non voglio capire il cancro aprendo cadaveri. Sì, sì, per carità, se ti dà un intervento, qualcuno lo sa bene, noi ti togliamo tutti i pezzi che hai, ma, e ti salvi anche la pelle, ma il problema non è quello di cercare dentro il cadavere. Secondo me nei prossimi anni dobbiamo fare attenzione al mondo che ci sta attorno. Dobbiamo fare attenzione a quello che stiamo togliendo dal pianeta. Almeno il tema di stasera, poi fumo un'altra conferenza, allora vi parlerò del veleno nel piatto. Ma questa sera sono preoccupato che nessuno si preoccupa di quello che togliamo costantemente dal cibo. Niente pubblicità, andiamo avanti. Primo punto. Primo argomento provocatorio, io vi metto un po' di flash, poi quando sei stufi sta anche su, tu no? Ho 4-5 argomenti, li sviluppo, vi do solo dei flash perché non posso approfondirli, abbiate pazienza, così andate a casa e vi viene magari voglia di leggere un libro. Primo, siamo figli delle stelle. Perché vi dico siamo figli delle stelle? Siamo figli delle stelle perché noi siamo comparsi, lì c'è il Big Bang, 15 miliardi di anni fa, 14,200, ma insomma perde, tanto vi do 30 uguale. A un certo punto c'è stato il Big Bang, non credo alla teoria del Big Bang, ma fai stesso. A un certo punto è successa un'esplosione, una roba per cui è cominciato il mondo così come lo conosciamo noi. Poteva cominciare in tanti modi diversi, ci sono i multiversi, la somma ste. Se la storia dell'universo fosse durata un anno, fate attenzione, svegliatevi un attimo. La storia dell'universo è durata un anno, ok? Noi siamo comparsi il 31 dicembre, quindi vedete che l'uomo è una barzelletta. Perché dico questo? Perché per miliardi di anni sulla Terra ci sono stati solo batteri fermentanti. E perché dico batteri fermentanti? Perché cosa mangio a colazione? Lo yogurt intero in cui metto il cioccolato, i frutti di bosco e quello che l'è, che lo fa Pina. E perché mangio i frutti di bosco e mangio lo yogurt? Perché noi, a un certo punto, cosa è capitato? Per milioni di anni, e qui Giulia, e questa signora qui, dopo te la presento. Per milioni di anni, cosa è capitato? Tutta la biochimica, così come la studiate sui libri, no? Un libro di biochimica, voi studiate il ciclo di Krebs, la glicolisi anaerobia, queste robe qua. Non le abbiamo inventate noi, li hanno inventati i batteri fermentanti. Allora, se io mangio un cibo fermentato, è il bruce, i sottaceti, il vino doppia fermentazione, metodo classico, il formaggio buono e tutte queste robe qua fatte di qualità, io ho già digerito metà il cibo, perché metà del lavoro di digestione del cibo lo fa la fermentazione, lo fanno i microbi. Ah, qui vi comincio già a dare una provocazione. I microbi dall'Ottocento in poi, dopo Pasteur, no? Io mi ricordo la battuta: the only good bacteria is a dead bacteria, en piemontese giovedì. L'unico batterio buono è un batterio morto. Noi siamo diventati dei rumpofobi. Noi sterilizziamo la cacca come una sala operatoria. Noi non puoi più andare a pisciare da un'amica, vado a pisciare fuori ante il pra perché non so dove mettere, non so dove. Non, cammino in punta di piedi, non è un bagno, è una sala operatoria. Quindi non vado più dalle amiche, sto a casa mia, sono anche diventato. Sono patologico, non esco più da casa mia, è una roba del Far West, con l'organo, è tutta tecnologia, ma puoi fare la doccia, campeleva in terra, cammini, tutte le robe. Io sono rimasto un po' rough, no? Rough, dice un American, rough and cowboy, no? Allora, che cosa succede? Le fermentazioni, pensate che dentro l'alimentazione industriale ci sia ancora un batterio? Ma neanche per idea, oggi pomeriggio su Wall Street Journal c'è un'epidemia di Escherichia coli che sta facendo fuori i bambini in America, perché? Qui di nuovo vi do una roba, contravvenendo a Pasteur,
Me la upa tanto, cioè io quelli che sterilizzano la frutta con la mucchina mi fanno cascare, eh? Io sterilizzo niente, se a Calantera una fetta di pera qualcuno lo sa, io la raccolgo e la mangio, dite, oh, ma in crin? No, no, io non ho nessuna allergia, qui dentro le avete tutte, ma mi è venuto in mente che ci sia un rapporto tra questa eccessiva pulizia e le allergie che avete, e adesso vi spiegherò come funziona il rapporto tra malattie allergiche, malattie autoimmune, e la sterilizzazione di tutto, la sterilizzazione del mondo, ma da quando? Poi sterilizzato, perché non avete un microscopio? Perché ti pegate i passati a sterilizzare questo bagno assurdo, vai con un microscopio, ci sono un mucchio di batteri, sai quali? I bastardi, perché quelli buoni dei massai, sembra di essere in democrazia, no? I buoni pagano le tasse e gli altri prendono le mazzate, i coglioni pagano le tasse e gli altri vadono, ma vado, capito? Le grosse aziende hanno la sede in Lussemburgo e denunciano le tasse in Irlanda. Ti invece pagherai nel tasse e in galera. Questa è la democrazia occidentale, ci siamo ridotti così, capite? Quindi lì gli stessi. Allora, quelli che vogliono sterilizzare tutto, sapete cosa ammasso? Gli amici. Ammasso come se io sparassi, capito? A Walter, a Livio, a Ivana, capito? Sparo i miei amici, li avete Giulia, ammasso tutti. Vabbè, qualcuno ogni tanto gli sparo, ma però è per amicizia, no? Una specie di affetto mascherato, no? Quindi dovete fare attenzione, perché noi abbiamo un rapporto completamente demenziale con i microbi. Noi sterilizziamo tutto. Allora, se questi microbi servono a qualcosa, siamo panati. Perché se per vendere il cibo in Iran lo devi super sterilizzare, poi vi farò vedere delle foto dove vi dirò ossigeno, ossido nitrico, i pacchetti a tenuta sta, tutto apparentemente. Perché oggi allora sul Wall Street Journal... Cioè, perché leggo il vostro giorno? Perché è l'economia che fa il mondo, non più la politica, sono gli interessi economici. Io leggo il vostro giorno per sapere cosa capita nel mondo. Guardo la borsa inglese, l'Inghilterra è uscita dall'Europa, la sterlina si allineerà all'euro. Perché? Perché l'America si allea con l'Italia per vendere cibo spazzatura a tutta l'Europa, che finora è stato un grosso... L'Europa è avanti rispetto, molto avanti rispetto all'America, l'Europa è fantascienza rispetto all'America. L'Europa sta andando a pezzi, sapete cosa capita con l'Europa che va a pezzi? Per piacere tenete duro con le gas, vi servite vivi, pina, vaccate tutti i guliti, bitumante frise, perché tra 2 anni non li avremo più. Quindi fate attenzione, sono delle forze economiche, sono delle logiche scientifiche che ti spazzano via come se tu fossi nessuno. Questo è l'aspetto, non voglio mandarvi a casa che vi tagliate le vene di fuori perché poi spargete il sangue, ma ti disinfettate tutto subito. Quindi io lascerei anche il sangue, però voglio dire, disinfettano tutto. Quindi, che cosa succede? Torniamo, siamo figli delle stelle, fuma una roba per volta, però intanto comincio a mettervi un po' di lievito Bertolini qua e là, così cominciate ad avere il cervello che... Allora... Perché siamo figli delle stelle? Quando è successo questo famoso Big Bang, a cui non credo ma fa gli stessi, questa fiabina per cui è come sai qualcosa che assomiglia al mondo attuale, c'erano solo 3 atomi, erano l'idrogeno, il litio e l'elio. Molto semplice, perché c'erano solo quei 3 lì? Perché hanno elettrone e un protone, sono semplici, no? Proprio elementari. Quindi quando l'universo si è raffreddato, pompare soprattutto i protoni nel nucleo gli vanno a patire d'energia. Allora, concetto da portare a casa. Per raggiungere dei protoni in un nucleo ti dà fede l'energia nucleare, non le bombe atomiche, Einstein, Heisenberg, Pauli, quelli lì. Il problema è proprio pompare questi protoni dentro il nucleo. Per miliardi di anni c'erano solo queste 3 e se andate a vedere le miliardi di costellazioni di stelle che ci sono nel cielo, quasi tutti idrogeno, elio e litio, i macluri. Litio pochissimo perché è già troppo complicato. Allora, se io vi ho detto che dove voglio arrivare? Voglio arrivare alla scomparsa... Attenzione, svegli un altro 2 minuti, eh? Scomparsa degli elementi traccia dal cibo. Cosa sono? Manganese, vanadio, litio, robe che non dosa nessuno. In ospedale non le dosiamo. Serve a niente? Figurati. In ospedale c'è un tizio che perde la chiave. Come nel parcheggio qui davanti ci sono 2000 posti auto e c'è un lampione. Allora lui parte sparato, va sotto il lampione e cerca la chiave. E arriva Sherlock Holmes e gli fa, ma perché cerchi la chiave sotto il lampione? E lui gli ha detto, c'è solo questo di lampione, al buio non vedo niente. La scienza è come quello lì. Noi andiamo a cercare quello che, dove c'è il lampione, no? Attorno al lampione c'è la baratro delle tenebre, non sappiamo assolutamente niente. Ma gli scienziati, che sono gente molto curiosa, molto simile a Sherlock Holmes,
ha capito da dove arrivano gli elementi nel suolo e dove voglio arrivare. Voglio arrivare all'impoverimento spaventoso del suolo. Questo probabilmente è un argomento che conoscete, ma io ve lo dico lo stesso perché molti di voi non sono sicuro che ce l'abbiano così chiaro come cercherò di presentarlo. Allora, perché si è impoverito il suolo? Perché gli elementi traccia e tutti i metalli, metalloidi, l'oro e l'argento, dopo vi dirò perché l'oro e l'argento è così costoso e ha cambiato la storia dell'umanità, dalla Chiesa al Sudafrica, Sud America, le miniere, eccetera, eccetera, perché ci siamo scannati per l'oro e per cosa. Allora, funziona così. Abbiamo capito che per pompare questi protoni in un nucleo devi fare un'esplosione di una stella. Le stelle, quando invecchiano, hanno il buon gusto che esplodono. Allora una stella prima di esplodere va in 3.000 pezzi e ha bombardato la Terra per milioni di anni con metalli, metalloidi, tutti gli atomi, tolto quei tre semplici che vi ho detto prima. Ma siamo arrivati solo al ferro, cioè sono riusciti a pompare fino a 26 atomi dentro il protone fino a fare il ferro. No? Vedete che questa è la tavola di Mendeley, mi scusino quelli che non la conoscono, mi scusino quelli che sanno tutto sulla tavola di Mendeley. Morale, sì, beh, c'è sempre il troppo poco. No? Allora, cosa è successo? Che l'esplosione delle stelle ha creato questi elementi. Questi elementi sono i più comuni sulla Terra. Se voi guardate, quello che dosiamo in ospedale, insomma, il calcio, il sodio, il potassio, il magnesio, proprio già, sei già esoterico se chiedi il dosaggio del magnesio. Ma ce ne sono altri 100 negli esseri viventi di elementi. Adesso, per esempio, chiunque di voi saprà che c'è un deficit di vitamina D, che devi prendere lo zinco. Saprete che se il manganese non esiste, il selenio è scomparso dal suolo. E gli enunque fa finta niente, come se non ti metto la benzina nella macchina, ma nessuno si è preoccupato che sono scomparsi queste cose. E perché sono scomparsi? Perché sono passati miliardi di anni che c'erano solo questi elementi, che sono piovuti sulla Terra e hanno fatto la crosta terrestre, quei 20 centimetri, no, di superficie terrestre, sono stati proprio inseminati da queste robe che cascavano dal cielo. Di qui la frase siamo figli delle stelle. Poi sono esplose, per fortuna, in uno dei 5 tentativi che il pianeta ha fatto di suicidarsi, perché ha tentato 5 volte di farsi fuori il nostro pianeta, basta studiare un po' di geologia. E quello che succede è che per fortuna le supernove, cioè delle stelle gigantesche, sono esplose e solo le supernove sono riuscite a darci tutti gli elementi che ho incorniciato in nero. Cioè l'energia di una stella che scoppia non basta a creare gli elementi pesanti, arriva solo fino al ferro e poi invece dal cobalto, il nickel, se vuoi quelli lì, rame, eccetera, eccetera, deve far esplodere una supernova. Ma questa roba, per fortuna, non sappiamo perché, a un certo punto il pianeta è andato in pensione, si è tranquillizzato. Non è successo più niente di catastrofico così, non vengono più giù meteoriti, capito? Non c'è più la lava, l'età glaciale. Negli ultimi 13 anni il pianeta si è trasformato in una specie di sauna, una spa, dove viviamo noi, ma è anomalo, perché se studiate la storia prima, l'avrete visto i film con i dinosauri, l'avete visto, no? Il pianeta era una roba, cioè vulcani dappertutto, poi le glaciazioni, ce ne sono state 5 meteoriti, cioè, è successo di tutto e di più. Quello che succede è che il suolo, il nostro suolo, si è creato quella volta lì e poi non si ricrea più. Allora, quando vi dico che bisogna fare il compostaggio, il letame, ritornare, non dico, va bene, dico il letame perché il letame è stata, la gente rubava, nel Medioevo dovevano cintare il letamaio perché lo rubavano, era talmente prezioso poter concimare e i funghi, c'è tutta una serie di roba, tutti noi quando io ero piccolo, tutte le case avevano la mucca, il coniglio, il tacchino e c'era il letame, poi c'era il compostaggio, era automatico, mia nonna mai campa via niente, deve ne sgheire niente, io ando stai piemontese, deve ne sgheire niente. E questa storia del Nesgheri niente, non è che mia nonna fosse povera, sì, mia nonna era anche meno ricca di quel che siamo adesso, ma ci sarà una ragione per cui quando avevi qualcosa d'avanzo lo buttavi nel terreno, poi lo coprivi, poi il compostaggio e la rotazione delle culture. Allora, fate attenzione che non sono robe da mistici, le gasi, i sessantottini, i mistici, no, 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 è scienza. Perché cosa succede? Io pianto, prendiamo l'esempio delle langhe e delle vigne. Se io ho una vigna e vado avanti, la vigna per fortuna, le viti vecchie hanno le radici più, e qualcuno dice che fanno il vino più buono perché ne fa molto meno, ma non è una risorsa illimitata. Il grano, se tu
metti tre volte il grano nello stesso campo, Wempinen non rende, devi fare la rotazione eccetera. E cosa abbiamo fatto invece noi? Usiamo dei trattori che arano profondo 2,5 metri e poi diamo i fertilizzanti. Col fertilizzante avete risolto il problema che sto dicendo io? No, nel fertilizzante ci sono quattro, cioè l'azoto, il fosforo, non voglio fare una lezione, ma credetemi, quattro, forse cinque di questi elementi essenziali. E cosa succede? A quali è che noi mettiamo nei fertilizzanti? Quelli che fanno crescere la pianta tremenda, ma dentro la pianta c'è niente. Nella pianta gli elementi rari non ci sono. La pianta è povera, la pianta è un simulacro di pianta, non è una pianta, è un simulacro di pianta, la Summa Stella Luna. Quindi vedete che nella storia del pianeta noi siamo figli delle stelle, nel senso che il suolo, e perché il tartufo negli ultimi 40 anni si è dimezzato, perché tu i fertilizzanti vai ad arare, togli il wild, non c'è più selvaggio, per vedere una quercia come si deve ti dandi a Corte Emilia, tutta la Langa ci sono solo vigne everywhere. Certo, abbiamo fatto la fortuna con quelle vigne, ma non c'è più niente di wild. Perché la comunità europea si preoccupa di esserci il selvaggio, il selvatic? Perché il selvatico non è una roba da romantici, porto l'amorosa a passeggio la sera. No, no, il wild è quello che difende la vigna. I microbi, i batteri, i vermi, i lombrichi che sono nel wild fanno il tartufo. E se tu togli il wild e ti fai tutto geometrico come fossi cartesio, tu ammazzi tutto. A casa mia devo resistere a tentativi continui di diserbare, sterilizzare, fertilizzare l'orto. Ma io ho il riccio, cioè i merli, le gazze una volta, diventano zoo quella roba lì. Sappiarne, certo che se vuoi sterilizzare tutto è meglio che non mi frequenti. Te ne cerchi uno di città, ma quello là le allergie, le ha tutte, anche le malattie autoimmuni e forse gli viene il cancro e ciappa lì. E quindi resto come sono. Bene. E lì si è detto, andiamo avanti. Quello che succede quindi, semplifichiamo, quello che sto dicendo è un delirio, no no no, la scienza lo sa benissimo, questo è un grafico che ha fatto il Ministero dell'Agricoltura americana, la Food and Drug Administration, questo vedete questo è il 1900, guardate il fosforo, il selenio, il rame, il magnesio, sorry it's very English, ma la scienza parla inglese, prima parlava latino, poi greco, c'è quasi un bisogno di non farsi capire tanto, non mi è venuto il sospetto che quelli che studiano tanti hanno bisogno di fesse capire proprio fino in fondo. Ecco, io spero di non essere così, ma vabbè. Però già il sospetto che questa scienza ti prende un po' per il fondello ce l'hanno tanti. Mi dispiace che la reazione che hanno è che diventano dei mistici e mi danno fuori a testa perché restano un ricercatore occidentale fino in fondo. Questi sono i dati, vedete, sono andati giù il selenio. Ma chi c'è nel pomodoro del supermercato il selenio non c'è. Ma non ce l'ho con questo, perché secondo me vado al supermercato e dici voglio i pomodori col selenio e non comprano i pomodori col selenio. È che la gente non lo sa, è che siamo ignoranti. Loro, fin quando, qualcuno ha detto, fin quando ci sarà uno, l'abbiamo scritto nella locandina, fin quando ci sarà uno più ignorante e più povero di te, gli venderai cibo spazzatura. Guardate che bella questa frase, finché ci sarà uno più povero e più ignorante di te, gli vendi cibo spazzatura. E quindi l'industria resiste, finché può ci vende pattume. Quando vorremmo vino di qualità, quello che lei sta tranquillo che super, lo fa già, pia il macellaio Doc, capito, fa l'isoletta, comincia a piccoli pezzi, no? Il mondo farendo i di, no? Ma già il supermercato ha già ricepito questo discorso, perché questo è un articolo scientifico, non è una roba... Quindi vedete, sono andati giù in modo spaventoso. In Italia c'è stata una legge, stanno lavorando su una legge per l'impoverimento del suolo. La comunità europea è terrorizzata dall'impoverimento del suolo, perché per 50 anni, dalla seconda guerra mondiale a oggi, abbiamo portato a casa, è molto semplice, no? Ti in campo porti tutto a casa, ma nel campo non porti niente se non un fertilizzante industriale. Quel campo lì, che cos'ha? È morto, dead. Te ne accorgi? No, non te ne accorgi, perché il pomodoro cresce più veloce di prima, ma non è un pomodoro, dentro gli è niente. E se gli vai a dosare, l'ha fatto l'Università del Minnesota questo esperimento, già nel 2000 sapevano dello spaventoso impoverimento, vedete che stiamo togliendo roba dal cibo, dello spaventoso impoverimento di elementi traccia, minerali. E che cosa servono questi minerali? Catalizzano gli enzimi, cioè fanno funzionare la biochimica. Se tu non li hai, ti nasdainemma, non ti alzi più, sei stanco, non hai più interessi, capito? Hai chissà quali sintomi, non lo sappiamo neanche.
perché purtroppo la tossicologia, noi siamo sempre abituati a ragionare, mi stanno avvelenando, e se invece ti stessero facendo morire di fame in modo elegante? Perché quello che stanno facendo e ci stanno facendo diventare dei malnutriti, subactus grosse chissà che, ma senza energia, no? Siamo diventati l'omino della Michelin, ci sarà una ragione, no? Se l'organismo ha bisogno di questi elementi, e la tabella non ve la sto a commentare, ma qui dal funzionamento dei muscoli, la salute mentale, gli enzimi, qui ci sono tutte le funzioni biologiche modulate dagli elementi trace. E figurati, se ti mancano tre di queste robe, tu dopo, non subito, L'altra cosa tremenda è che i sintomi compaiono dopo anni e sono non specifici. Sono stanco, gli è male la testa, male ai muscoli, il diabete, la sindrome metabolica. Molta gente è sovrappeso, penserai mica che stia meglio di quelli che sono, ma neanche per idea. Non devi fidarti dell'aspetto fisico, perché il mondo oggi, l'uomo oggi è estremamente complesso. Quindi vedete che parallelamente a questa diminuzione, guarda, aumenta il cancro, l'obesità. Certo è un'associazione statistica, però io so che se non metto l'olio nella macchina fonde, quindi noi invece continuiamo a togliere elementi essenziali agli organismi viventi e abbiamo la presunzione che continuino a star bene, quindi è così. Il Messaggero nel 2004, questa è una diapositiva di Milena Ribotto che lavora con me e che è da qualche parte non so dove, e il discorso diventa: la dieta oggi nutre solo a metà, perché anche in Italia già nel 2004 si erano accorti, perché hanno fatto un campione di cibo, avevano visto che dei niente. Guardate le fragole sono terrificanti, le fragole sono acqua e zucchero, i pomodori sono degli UFO proprio, non esiste, ma così il formaggio è tutto uguale, se lo compri al supermercato è tutto uguale, cioè se ti bendano, io mi ricordo quando andavo ai congressi in California, c'erano questi tavoli di frutta che per un fotografo era una libidine, mi ricordo, dicevo, ma come l'aglio grosso così, le fragole grosse così. Poi sono andato a Lisbona a un congresso, battevo bandiera norvegese e sono arrivati giù gli scandinavi. Io ero innamorato di Pessoa, no? La città vecchia dove ci sono gli scrittori, sta roba qui, e gli era dentro un piccolo ristorantino. Al mattino arrivava il contadino con la cassetta, c'aveva fragole, aveva due pere, due mele. Sono arrivati i miei colleghi di Oslo, di Stoccolma, come mai stai qui? Tanto abbiamo il budget, no? Loro erano nel super galattico coso. Dopo due giorni gli ero tutti in trattoria. La signora fa, le devo qualcosa? Ho detto, no signora, non si preoccupi. Sono scappati tutti da lì, sono tutti in trattoria, gli ero tutti lì, che mangiavo una cassetta, appena arrivava quel contadino, tutti a saltare addosso, perché sono i norvegesi del nord, hanno molta cultura, hanno capito subito, quella era una fragola, grossa così, se non la mangiavi subito, il giorno dopo andava male. Brutta, se volete, permettete che dica, non c'è niente da fare, la frutta industriale è più bella, poi la cera, la trattano, figurate, ma sotto il vestito niente, capito? Sotto il vestito non c'è nulla. Quindi quello che sta capitando è uno spaventoso impoverimento del suolo in tutti i paesi industrializzati. Speriamo che non porti complicazioni. Di qui, figurate, i trattori su 300 cavalli, tutte queste robe qui sono semi-rimedi, sono rimedi temporanei per continuare a far funzionare quel campo, anche se in realtà il campo è completamente spremuto. E di qui, quando io dico fatelo come volete, dovete farlo ai tag, dovete farlo come si deve, ma il compostaggio, riciclare le cose, riportare tutto il biologico nel terreno, coltivare il sulk, piante medicinali, omeopatico, quel che volete voi, in mezzo alla vigna, non è tornenda re. Mia nonna, io pensavo che metteva i ceci in mezzo al filare per mangiare i ceci, non è così, perché i cereali fissano l'azoto, cioè ho dovuto studiare 50 anni per capire quello che faceva mia nonna. Avevano le piante di pesche ogni 20 viti, ma io pensavo che fosse perché parei, io ho poca terra, no, Vantoise, no, c'era una solidità lì sotto. Con questo non voglio dire che torno mandare, vorrei che l'high tech, la scienza, capisse queste cose e le applicasse in modo molto più, come che faccia sto computer, che è un gioiello tecnologico, perché non possiamo fare il cibo che sia un gioiello, perché non gliene frega niente a nessuno. Se non li costringiamo, se non abbiamo cultura, se non difendiamo chi continua a fare il cibo come si deve, io spero, adesso tanta gente va in pensione e sbetta felor, ma mi serve viva, io gli do i soldi per affittare il terreno, basta che faccia l'insalata, capite? Perché altrimenti non c'è più. E come dico, non è un problema naif,
c'è una ragione precisa, non si conserva, non è bella. Pensate che il supermercato tutte le sere butta via già così tonnellate di cibo, tutta la gastronomia, alla sera campo tutto ante il bidon. Figuratevi se avesse la pasta, vi ricordate quando c'era il mulino, la farina, la pasta, dura, poi vengono le farfalle, no? Quando aprivi la mano, gli volava fuori le farfalle, ma non aveva tutte le farine e volavano le farfalle. Perché volavano le farfalle? Perché erano delle buon gustaie. Siccome dentro la farina c'era tutto, c'era il germe, le proteine, le vitamine, tu con del pane integrale potevi vivere. C'era gente che mangiava solo quella roba lì e una fettina di lard o un'acciuga come in Cina. E mangiavo niente d'altro per anni, perché l'Italia non è, capito, il paese dei ben godi che pensiamo, noi pensiamo di essere paesi ben godi. Quindi fate attenzione che il cibo, già solo il pane, le farine cosiddette integrali, ha niente a che fare col pane 000, nel pane 000 c'è niente, solo zuccheri. Quindi un altro problema che abbiamo è che noi abbiamo tolto i grassi di qualità, abbiamo tolto il germe, abbiamo tolto le vitamine, abbiamo tolto i minerali, cosa è rimasto? Zucchero da tutte le parti. Poi avevamo il problema, siccome gli animali mangiano, sporcano, cagano, occupano spazio, adesso abbiamo con la soia sostituito anche le proteine. Per riuscire, questi elementi traccia che mancano, la gente lo sa, adesso c'è della gente che sta coltivando gli insetti, vogliono farci mangiare gli insetti. Sapete perché ti fanno mangiare gli insetti? Perché gli insetti hanno sono dei bioconcentratori. Mangiano tutti questi metalli, se li mangiano proprio come i lombrichi, li concentrano. Quindi loro hanno l'illusione che mangiando un po' di soia, ma non bisogno degli animali, della valmale, mucche, no. La soia sono proteine a basso costo per le masse di ignoranti. Tra l'altro ti castrano, lo dico ai miei colleghi pochi uomini, la soia è piena di ormoni femminili, quindi state tranquilli che potete andare tutti a cantare nel coro, perché ci stanno castrando. No, ci stanno castrando. No, volete che vi faccia un elenco dei perturbatori endocrini? Allora, i perturbatori endocrini sono tutti i derivati del petrolio, quindi quell'estintore là è un perturbatore endocrino tremendo. Che cosa, come te ne accorgi? Negli ultimi 50 anni, voi maschietti, voi donne dovete tenerci da conto perché siamo una specie in via d'estinzione, quindi il WWW deve tutelarci, oltre che dalle donne e dall'ambiente. Quindi, il problema qual è? Dunque, tutti i derivati del benzene, quindi se voi andate a comprare le cremine per le mani, se guardate con la lente, c'è un'etichettina della Comunità Europea, verde o no, quello che è, perché se c'è un derivato del benzene, sappiamo che è un perturbatore endocrino. E perché lo sappiamo? Perché gli ignifughi, se tu parcheggi la macchina a 50 gradi, sali sopra, ti smia da 30 il forno, la macchina mica prende fuoco. Perché non prende fuoco? Perché dentro c'è un ignifugo. Come c'è in quell'estintore? Abbiamo tutte le materie plastiche, si piegherebbero se gli Eisunen degli stabilizzatori, tutti quelli lì. Poi tutti i vari sostanze chimiche che usi in casa per sterilizzare questa casa, questo bagno, per diventare una sala operatoria, sono tutti castratori, quindi non solo il tuo amico non va a pisciare nel tuo bagno, ma lo castri anche, quindi sei tranquilla, non ti stupra nessuno, tu puoi dormire sogni beati perché lui va a dormire tranquillo, meno a Pasqua, è l'ultimo dei suoi problemi è di violentare. Quindi, no, ma andate, fate delle ricerche bibliografiche, non sto scherzando, nella soia ci sono due cose, genisteina e danzeina. Servono se hai l'ipertrofia prostatica e il cancro della prostata, ma noi sappiamo che nei paesi industrializzati negli ultimi 50 anni si chiama qualità dello sperma, no? La motilità degli spermatozoi sono tutti là che dormono. Non ce n'è manco uno che ha voglia di fare della ginnastica, figurati, quindi per certi versi siete tranquille, non vi stupra nessuno. Bene, questi erano i perturbatori. La soia, genisteina e danzina, ma dosi alte. La cosa carina è che adesso i bambini in America, con la storia che sono tutti allergici, sostituiscono i latti in polvere normali con i latti di soia. Se hai una bambina va tutto bene, ma se hai un bambino che nei primi 6 anni di vita ha la regolazione epigenetica, sarà sicuramente più docile. Stai tranquillo, trova nel travaglio, devi mantenerlo fino a 60 anni perché quello da casa non se ne andrà mai. Perché per andarsene da casa ci vuole un po' di grinta, no? E quindi lui resterà lì dalla mamma, né? Tutta la vita, e quindi fate già il mutuo per mantenerlo. Bene, andiamo avanti. Adesso arriviamo a questa storia dei microbi, ma adesso vado in fretta perché dopo voglio dirvi delle cose, voglio proprio dirvele, se no andate a casa delusi. Allora,
questa biochimica, tutta la biochimica umana è stata inventata dai batteri fermentanti che hanno abitato il pianeta per miliardi di anni. Ma mio padre, senza aver studiato tanto, e piaceva il Kosel Brust, metteva la Carpan Carpium, mangiava il brew, mangiava il formaggio, e più il formaggio era fermentato più gli piaceva il vino a doppia fermentazione, mia madre poi aveva fatto il vino per le donne, lo filtrava come fosse il bianco, avevo capito che c'era tutta un sapere lì dietro, perché non avevamo il frigo. Allora un altro problema devastante è che la gente con l'invenzione del frigo è diventata ignorante, summa pinembum a fe niente. La mia generazione non è più capace a fare lo yogurt, il kefir, capito? Bitten salamei, bitten mei il cinghiol la sera prima, capito? E io lo so perché frequentando due cuochi e mi sono fatto un minimo di cultura di ritorno, no? Un ignorante di ritorno, adesso sto recuperando affannosamente, ma ho capito che questo universo, questo modo di conservare il cibo, erano microbi vivi, il cibo era vivo. Quindi l'altro messaggio preoccupante è che tutto il cibo industriale è morto, per definizione è morto, altro che se no non lo porti da nessuna parte. Infatti tutto ciò che è vivo nel cibo l'abbiamo sistematicamente tolto usando gli scienziati. E dopo vi dirò il grasso, perché io sono un fautore del grasso di qualità, del burro, burro qualità, casa mia il burro manca mai. E invece abbiamo detto noi medici, o il colesterolo è una bufala spaventosa, uno degli errori giudiziari più comici della storia della medicina. Comunque, tanto per farmi amici anche ad Alba, perché mi mancava, non sono ancora venuto qua, andiamo avanti, non importa, me ne frega niente, tanto ormai sono vecchio, e almeno non è così, la summa salte. Questa signora si chiama Lynn Margulis. Lynn Margulis è una ricercatrice americana alla quale aveva detto che il pianeta è un pianeta simbiotico. E mi ricordo che ho letto tutti i suoi libri e c'è una roba che si chiama Gaia, avrete letto il pianeta Terra, un pianeta vivente, la Gaia ipotesi, Lovelock. Me commento a Lovelock è pissa picurt, perché non è così, cioè il pianeta non è vivente, cioè vola più basso. È una bella idea ma non è vera, lasciamo stare. Ma il concetto che voglio dirvi adesso è che il pianeta è davvero simbiotico. Cosa vuol dire simbiotico? Quando sono emersi gli organismi complessi come noi, e arrivo subito dove voglio arrivare, noi a un certo punto siamo diventati grossi, no? Perché per milioni di anni c'era solo Saccharomyces, cos'è il Saccharomyces? Il lievito del pane, il lievito del vino, sono 4 o 5, i nostri lattobacilli, c'erano solo quelli lì. E loro hanno inventato tutta la biochimica del corpo umano, hanno inventato proprio le reti metaboliche, no? Potresti addirittura, ci sono delle figurine oggi dove c'è il batterio che ha inventato ciascuna tappa del metabolismo nostro. Quando siamo arrivati noi, cosa fai? Li stermini? Sei scemo. Dove li abbiamo messi? In quello che oggi si chiama il microbioma. Allora, cos'è il microbioma? È la flora batterica. Noi abbiamo. Allora, fate attenzione a questa notizia. Noi abbiamo 10 alla 14 cellule dentro di noi, 10 elevato a 14, non 100 trilioni di cellule dentro di noi, ma i batteri, o per ogni cellula dell'intestino ci sono 100 microbi. Nella pelle uguale, nella vagina lo stesso, i bronchi, le orecchie, noi abbiamo preso queste bestie e ce le siamo tenute dentro. Perché ce le siamo tenute dentro? Siamo ospitali, ma neanche per idea. Questi qui fanno un mucchio di lavoro sporco, si potrebbe dire. Per esempio, le fibre che noi non siamo capaci di digerirle, le prendono, le digeriscono, fanno l'acido butirico. Ma il nostro colon mangia l'acido butirico. Se tu non hai quella roba lì, te ne è il cancro del colon. Allora, attenzione, noi abbiamo inventato gli antibiotici e noi sterilizziamo il cibo. Allora, dove li ingeriamo i microbi che abitano nel nostro intestino? Allora, dire che gli antibiotici sono un problema, penso che l'abbiate saputo tutti, a parte che l'industria quando nel 2000 ha capito che molte mamme intelligenti quando il pediatra scrive l'antibiotico dice bella anche il pediatra paga il mutuo e non dà l'antibiotico al bambino, le case sono piene di antibiotici ma il bambino non l'ha preso, quindi viva la mamma. Quello che succede è questo. C'è un movimento d'opinione culturale nei paesi industrializzati, scandinavi, tedeschi, eccetera. Loro l'antibiotico al bambino, se non ha proprio capito una forma batterica e cadura 3D, non glielo danno. E l'industria cosa ha fatto? Ha riversato gli antibiotici, l'80% degli antibiotici sono venduti agli animali. Noi diamo animali a basse dosi negli animali d'allevamento per farli crescere di più.
In Italia è proibito, in Europa anche, ma non gliene batte niente a nessuno perché non ci sono i controlli. Quindi poi attaccare l'industria sembra che sia un crimine, cioè, no, ma non attaccarla, io voglio l'industria potente che assuma gente, dia lavoro ai vostri figli, non... io sono un fan della scienza, ma questa non è scienza, questa è ignoranza pura. Perché dando l'antibiotico, oggi c'è di nuovo, sempre sul vostro giornale, è emerso un chip, in Canada è emerso un batterio resistente a tutto che sta ammazzando di nuovo la gente. Perché è resistente a tutto? Perché nel cibo c'è l'antibiotico e poi metti anche che tu non mangi quel pollo lì, ma che io compro il pollo dal vicino, ma l'antibiotico va nel suolo. L'antibiotico sterilizza l'ambiente, l'antibiotico me l'hai messo, capito, negli alimenti, l'hanno trovato nel latte, parlo manendo del latte, il latte materno. La mamma mangia la bistecca e dopo c'ha l'antibiotico dentro il latte. Quindi capite che il problema di Pasteur, io non voglio dire che se te hai la polmonite devi fare l'antibiotico, sei mica scemo, cioè io ho fatto terapia intensiva, gli antibiotici li usavo con un idrante. Quindi non facciamo i 68 mistici, gli antibiotici hanno cambiato la storia dell'umanità, ma oggi siamo in un'altra epoca. Oggi l'antibiotico usato in veterinaria è una catastrofe, perché se è vero che la flora batterica intestinale, che questi microbi hanno un ruolo vivo, vivente dentro di noi, e tenete conto, quindi anche lì il messaggio da portare a casa non è attenzione agli antibiotici, questo l'avete già letto su 3000 posti, quello che vi dico io è no, attenzione al cibo sterilizzato, perché se mangio il cibo industriale dove prendo i microbi? Capito? Devi mangiare la crosta del formaggio, perché una volta mangiavo anche la crosta del formaggio, mica per niente, perché eravamo più furbi. Quindi il problema è dove prende, se l'uomo vive in simbiosi con la flora batterica intestinale, con la flora vaginale, con quello con la cute, e tu non li mangi più queste bestie, dove li prendi? Quando peraltro arriva un cibo che ha un Escherichia coli, di solito l'Escherichia coli 101, 104, è bello perché ha l'hobby di ammazzare le persone, proprio gli stermine, è un buzzerellone. Perché? Allora, in questa sala adesso distribuiamo, no, facciamo un esempio più storico, a Berlino hanno isolato il vibrione del colera, Koch. Allora manda una lettera a Pettenkofer, cattedra di microbiologia a Vienna, e gli dice: Pettenkofer, guarda che il colera non è più un enigma, il colera è una malattia batterica. Lui gli ha detto: figurati, non è una malattia batterica, se anche un batterio basta niente. Ha preso la fialetta e l'ha bevuta, da pensione 80 anni. Se io bevo una fialetta di vibrione del colera, pensate che muoio, ma figurate, basta ne sterilizzare tutto. Cosa succede? È molto semplice, se nell'intestino hai un miliardo di batteri buoni, arrivano giù 5 vibrioni del colera, tu pensi che quelli lì si lasciano mangiare tutto, lasciano prendere piede al colera? Se io sono un morto di fame in una città sovrappopolata, Londra del 1800, vi ricordate tutti i romanzi dell'Ottocento, no? David Copperfield, tutte queste robe qui, io non mangio niente, non ho difese immunitarie, quello che l'è, capisco che 2 vibrioni mi fanno secco e già spari su un uomo morto, ero già morto prima, fai così, bam. Però le persone che stanno bene non si ammalano, se in questa sala beviamo tutti una fialetta di colera, state tranquilli che almeno 3/4 delle persone vanno a casa, mai sta ben parei, anzi gli rinforza le difese, gli passano le allergie, perché negli ultimi anni abbiamo scoperto che c'è gente in America che si infetta con i parassiti per curare l'asma, l'avrete letta questa storia qua, è un'americanata, ma comunque non importa, ma l'idea di fondo è, se la flora batterica, beh, e quelli che dopo una banale influenza prendono l'antibiotico, quello che è, e poi hanno il colon irritabile per 4 anni e non riescono più a toglierselo. Io mi ricordo quando ero da Verme, noi avevamo gente che dopo una banale infezione, come mai non riparte questo qua? Gli altri si riprendono, questo tiene il crampi, mal di stomaco, non riesci più a metterlo a posto. E il problema, un'altra cosa che forse non sapete, un'altra cosa che fare, è il trapianto di feci. Siamo arrivati a trapiantare le feci perché c'è un'infezione che prende le persone anziane debilitate, un campylobacter, una bestia, l'unico modo che tu hai di curarlo è prendi il nipote della nonna, col colonscopio gli metti sulle feci del nipote sano e lei guarisce, gli immuno antibiotici che lo fa guarire, ma è di nuovo un'americanata, funziona solo per qualche mese, però attenzione ragazzi, il messaggio che dovete portare a casa, ragazze, perché i ragazzi
Io sono tutte donne, ormai da un perturbatore, mia che la cultura è diventata una roba femminile, forse via e la genesteina, sono i perturbatori indotti. Noi uomini siamo un po' rincoglioniti, per di mai cool, se ne è di qualcosa. Comunque, qualcuno ha la soluzione? Andiamo avanti, dai, che parliamo di qualcos'altro. Quindi, scientifica America, la scienza occidentale, ha scoperto questa storia. Adesso ve la faccio vedere per ripasso, vedete? Noi abbiamo allora di tutti questi ecosistemi, la vagina, le vie urinarie, tag dal fumo, vagina e vie urinarie, poi abbiamo le tonsille, la gola, abbiamo le orecchie, abbiamo l'intestino. Il primo che è emerso nella storia della vita è stato l'intestino. Perché l'intestino? Perché questi microbi, innanzitutto noi nell'intestino abbiamo una barriera di muco, poi abbiamo degli anticorpi, se siamo IgA, quindi i patogeni non arrivano neanche a toccare le tue cellule intestinali, perché prima devono fare la guerra, convincere i tuoi batteri buoni che loro hanno intenzione di mettere le tende lì. Gli altri dicono, aspetta una minuta, qui abito io e te abitate un po' più là. Quindi la difesa più forte da un'infezione intestinale è la biodiversità della flora microbica del tuo intestino. Lo saprete che la gente che ha la candida mette lo yogurt nella vagina, lo sapevamo già anni fa. Tu se non metti delle cose vive all'interno dell'intestino, all'interno delle cute, delle mucose, tu di alcuni problemi non te ne liberi proprio. Perché la difesa migliore, lascia che se la vedano tra loro. Capite cosa voglio dire? Tu hai un esercito di microbi lì e prima di andare ad attaccare te deve fare i conti con quelli che abitano lì. Quindi capite che sta emergendo e c'è un progetto americano, un europeo, si chiama il Microbioma Project, con milioni di euro, perché vogliono studiare il rapporto tra l'alimentazione industriale, no perché sennò io taglio i fondi, ma comunque tra la flora microbica, i cambiamenti della flora microbica e la predisposizione per esempio al cancro dello stomaco, che sappiamo che è dovuto all'elicobatter. Invece il cancro del colon, ci sono delle altre specie microbi, la colite ulcerativa, la malattia di Crohn, l'asma, l'autismo e la sclerosi a placche, insomma, e so forth. Quindi abbiamo scoperto che noi siamo un sistema vivente che è dentro a altri sistemi viventi, ma la centralina di controllo, quella che controlla tutto, per esempio ti sensibilizza, perché per l'orticaria è qualcosa che hai mangiato. Perché la prima barriera contro la maggior parte degli antigeni è l'intestino. Lì ci sono delle cellule, poi vi faccio vedere la figurina, se sono cellule dendritiche, delle sentinelle, no? Le quali decidono se il sistema immunitario deve intervenire, se devi avere un'infiammazione oppure no. Ma prima di decidere se dare una risposta infiammatoria o autoimmune, c'è il microbioma che se l'è vista lui. Quindi la cosa migliore è che tu non te ne accorgi neanche che hai mangiato il vibrione del colera. Adesso sappiamo che tutti noi abbiamo il micobatterio della tubercolosi in gola, abbiamo dei germi patogeni, il vibrione del colera. E perché non siamo malati? Non siamo malati perché lui non ha nessun modo di riprodursi, perché lo tengono lì, lo tengono in cantone e dicono, beh, se te stai cito, ti lascio la poltrona in quell'angolo e zitti e mosca, se fai il furbo ti faccio fuori. Allora è chiaro che una popolazione che mangia solo più cibo industriale, come gli Stati Uniti, ha il problema che quando salta fuori un alimento del supermercato è contaminato, quell'animale lì è terrificante, perché se fosse un germe buono l'avrebbero sterminato. Quindi paradossalmente siamo un universo che se la prende con i suoi amici, no? È il fuoco amico, cioè quando i Marines campano la cosa da soli, quindi ci spariamo addosso da soli, e questo è un bel guaio. La suma stel DNA e la suma stessa storia qui. Quindi capite che, in sintesi, il suolo ha diversi problemi. Uno, nel suolo non ci sono più gli elementi traccia perché sono venuti sulla Terra con questi meteoriti, con queste supernove che sono successe una volta, si chiamano singolarità in termini, se volete darvi delle aree, sì, una singularity, dicono i fisici, sono arrivati sulla Terra, ma se tu continui a tirar via con la coltivazione industriale, con l'agricoltura industrializzata, il terreno diventa povero, è ovvio, l'hai derubato, no? L'hai svuotato di tutto quello che aveva, non è più suolo. Poi con i diserbanti, i fertilizzanti, quello che è, a me non interessa che tu avveleni basta che tu avveleni tutto,
le micorrize e il tartufo è bello che fregato. Se tu mi ammazzi i funghi che ci sono nel suolo, il tartufo non c'è più, i funghi non crescono più. Infatti ieri una volta c'erano i tartufi dappertutto, le spingole, i porcini. Adesso stanno proprio riducendosi, devi andare in cima alla montagna se vuoi trovare. Prima era dietro la casa, ti trovavi in Telnisole, non avevi bisogno di andare, capito, a Drenero, a De Monte. L'altro problema è che abbiamo sterilizzato l'acqua. Questa è di nuovo una catastrofe spaventosa. L'acqua potabile è una porcheria terrificante, ma ha una sola caratteristica: è sterile. Tutto il processo di depurazione delle acque ha un unico obiettivo: che l'acqua non ti inquina, cioè ti la mangi e non prendi il colera, la salmonella, quello che l'è, no? Non è contaminata, per esempio, da feci. Bene. Nell'Europa del Nord c'è una zona che si chiama Cariglia. Norcariglia, la Norcariglia ce n'è una svedese, gli svedesi sono i ricchi, i finlandesi sono i ricchi degli scandinavi, è stato un po' svedese, e poi c'è una Norcariglia che è russa, era una colonia periferica della Russia, no? Condomini, tutta sporcizia e via discurrendo. Ma la Norcariglia russa è come noi 40 anni fa. La fattoria, gli animali, il tacchino, hai almeno un vitellino, la mucca che fa il latte per l'uso della famiglia, la concime, tutto quanto. L'incidenza di malattia autoimmune, di malattia allergica, di là c'è la Nokia, quindi un'azienda come l'Olivetti, molto raffinata, gli operai trattati bene, culturalizzati alle colonie, alle librerie, la Nokia è fantascienza dal punto di vista dell'industria, poi ha avuto delle vicissitudini, un bellissimo modello, sembra l'Olivetti. Cosa capita? Se andate a vedere il cancro, le malattie autoimmuni, le malattie allergiche nella parte svedese sono 40 volte più frequenti della parte russa. La bronchite cronica, il polmone, l'asbesto, queste robe qui muoiono nella parte russa perché hanno gli inquinanti di 30 anni fa, no? Come avevamo noi l'amianto, i coloranti della Valsusa, eccetera. Ma le malattie autoimmuni, le malattie allergiche al cancro sono molto più frequenti nel versante svedese e sono stessa razza, sono l'unico paese, hanno la sventura che sono politicamente divisi. Quindi questo dovrebbe farvi riflettere. C'è un'altra cosa, e qui mi faccio degli altri amici, è di moda oggi essere vegetariani. So far so good, va tutto bene. L'uomo non è vegetariano, e non è colpa mia. L'uomo è un onnivoro, perché il vegetarianesimo io lo associo alla religione, c'è il problema con la violenza, col sesso, con gli uomini, con la fame nel mondo, è un problema religioso, per me, dopo aver letto tutti i libri mi sono fatto quest'idea, ma tutto il rispetto di tutti. Adesso vi dico però cosa è capitato nella storia dell'umanità. Nella storia dell'umanità sono capitati tre periodi, una very long story, la faccio very short, perché sennò dormi, ma qui, allora, cosa succede? Io sono solo reggete fino alle 11. E capita sempre così, la gente va mai via. Infatti al master adesso mettiamo il catetere, l'anno prossimo prendere la NPC, metto il catetere, sta lì. Qui ce n'è un bel po'. Bene, allora vi riassumo I make it short and very long story. Ci sono tre epoche nelle scimmie, ricordate i nostri antenati, no? Ci sono tre periodi. Adesso di nuovo dico alcune cose che volevo un po' provocare, cioè andate a casa vi viene voglia di leggere, no? Questo è il mio scopo. Allora, c'è stato un periodo in cui la temperatura del pianeta era alta, vedete questa prima fase, e il clima somigliava a quello di adesso, ancora peggio, tropicale, cioè caldo, umido, pioveva, veniva giù il mondo, sciapava tutto, foresta tropicale, vedete il clima era una foresta tropicale. In quel periodo storico lì, che è durato milioni di anni, poi avrete tutti visto, no, l'era glaciale, poi la temperatura, e attenzione, non c'erano aziende, tutto, quindi di nuovo, qui c'è gente per la decrescita felice, ecologisti, eccetera, fate attenzione, la temperatura ha cambiato di 30 gradi, noi oggi abbiamo fatto un accordo internazionale che non deve superare i 2 gradi, perché tutto sto ambaradan è mezzo grado, dall'1840 a oggi, perché la gente parla ma non studia, e purtroppo io studio solo e parlo anche, però io tutto insomma, come dice. Morale della storia, cosa è capitato? Fate attenzione che nella storia del nostro pianeta, gli ultimi 13.000 anni, se leggete gli annales francesi, vi consiglio di leggere gli annales francesi perché
sono affascinanti su quello che è capitato, avere una prospettiva storica dei problemi è utilissimo. Allora, quelli che mi dicono le aziende adesso stanno scaldando il pianeta, io dico sì, ma fate attenzione che è uno scherzetto, is a joke, perché nel periodo, nel paleocene, l'eocene, la temperatura era 30 gradi sopra quella che è adesso, infatti era tutta tropicale. Ma noi quanti eravamo? 7 milioni. E dove stavamo? Pezzo di Eritrea, cioè eravamo in mezzo all'Africa e niente d'altro, tutto il resto del pianeta non c'era nessuno, capito? Era un'isoletta, no? Stava la mini foresta e di lì non si muoveva nessuno. In una foresta così riesci a mangiare verdure e frutta tutto l'anno? Certo, perché bene o male o le radici o la frutta o le bacche o le gemme, le foglie verdi, sapete come fanno le capre, no? Quelle scimmie lì erano vegetariane, erano davvero vegetariane, ma noi non siamo derivati da quelle scimmie lì, perché cosa è capitato? Sono venute le ere glaciali, ha fatto freddo per milioni e milioni di anni, è ghiacciato tutto. Allora, tu hai mai provato d'inverno dire adesso io faccio il vegetariano, chilometro zero, quest'inverno cosa mangi? Tu quest'inverno muori di fame, anche ad alba. Quindi col chilometro zero se ti belle panà, perché o vai a Coazzolo, che te quai cos, che è all'estero, se no tu, se non importi qualcosa da Coazzolo o mango, ti ad alba muore. Allora, cosa è capitato? Che l'ambiente, vedo che vi divertite, meno male, vabbè. Allora, cosa è capitato? Non c'è più la foresta, c'è la savana. Sapete, visto i film della savana, gli elefanti, queste bestie enormi? Per forza, questi certo che sono dei vegetariani. Allora, cosa è capitato? Metà degli animali sono stati spazzati via. I vegetariani stretti, i vegani non se ne parla, proprio sterminati. I vegetariani, ci sono state due possibilità. Se eri piccolo, lungo così, tanto quanto. Quelli grossi si sono specializzati, abbiamo inventato i ruminanti. Sapete cosa fa? Perché la mucca può vivere ad erba e l'erba è importantissima. Allora, l'erba e i pesciolini che vivono nel plancton, eccetera, sono vegetariani. Vi spiego solo cosa fa un ruminante. Il ruminante ha quattro stomaci. Due stomaci su un pinguzzo da caustica, si chiama digestione alcalina, scusate, gli scienziati mi perdonino. La soda caustica, l'altro invece l'acido, no? L'acido cloridrico, il brusù d'estomi, no? Quello che prende il bicarbonato malo, quelle robe lì. Noi abbiamo un solo stomaco, noi abbiamo uno stomaco che va ad acido cloridrico, noi non abbiamo lo stomaco alcalino. È un peccato, ma neanche per idea, io preferisco leggere libri tutto il giorno che mangiare l'erba campera fuori, tornare a campare da solo. Io penso, io non invidio la mucca, abbiate pazienza, io una mucca non mi ci vedo, mi girano le palle. Io non sono una mucca, quindi io leggo libri e non ho voglia di ruminare, perché se l'erba cava su e su non mi disturberebbe la lettura. Cioè, per esempio il libro va attraverso e mi viene l'asma, capito? Non esiste. La sumaste l'acido o l'acido urico, no, invece ve lo dico. L'acido urico, la gente ha dimenticato l'acido urico. L'acido urico è importantissimo. Perché è importantissimo? Qui mi viene in mente una canzone di Cucine che si chiama I fichi. L'avete mai sentiti? Secondo questa canzone, andate a sentirla a casa, la trovate in internet, secondo lui l'umanità è stata salvata dal fico. Io pensavo prendesse per il fondello, poi ci sono le metafore da maschilità. La sumaste, il fico ha salvato l'umanità. La cosa bella è che ci sono comparsi degli articoli su Science 15 giorni fa che effettivamente il fico contiene una quantità enorme di fruttosio ed è molto nutriente. Molte scimmie, abbiamo scoperto, vivono praticamente di fichi. Io infatti ho detto che voglio fichi dietro la casa e va bene. Cos'è capitato? È capitato che un altro modo per non morire di fame, nel periodo in cui 18.000 anni fa, questo è un articolo di un mese o due fa, abbiamo scoperto che alcune scimmie, vedete queste, l'orangutan, lo scimpanzé, il gorilla e noi esseri umani, abbiamo smesso di bruciare l'acido urico. Prima, le scimmie vegetariane, l'acido urico lo brucia, no? Diventa rifiuto, finisce nelle urine e nelle feci. Noi invece, il fruttosio e l'acido urico, non li metabolizziamo con le feci. E quello che succede è che l'acido urico alto, secondo me la gente lo snobba,
L'acido urico fino all'inizio del Novecento doveva essere 2,5 mg, massimo 3. Noi abbiamo 5, ma cambia i valori di laboratorio, no? Insomma, democratici. Invece di studiare la biologia, no, invece di 2,5, tu ma sì, tante istesse. È il doppio. Allora, adesso sappiamo che l'acido urico causa l'ipertensione. E poi non è dovuto alle frattaglie. L'acido urico lo produciamo col fruttosio. Se andate al supermercato e guardate le bevande zuccherate, se guardate lo yogurt, tutti gli yogurt che alla frutta detto, c'è scritto addizionato di sciroppo di mais, sciroppo di frumento, sapete cos'è? Fruttosio puro. Allora ti viene la gotta, il medico dice non mangiare le frattaglie, e una volta, 200 anni fa, oggi l'acido urico ti viene mangiando zuccheri, mangiando fruttosio. Tu mangi frutta, succhi di frutta, i succhi di frutta sono terrificanti. Io ho comprato l'estrattore perché ho comprato un po' di tecnologia per vedere come funziona. E pina catana vasca parella frutta, ho infilato tutto lì dentro, ho fatto un litro. Se bevevo quella roba l'acido urico andava a 12, il giorno dopo avevo la gotta. Capite il problema? Quindi l'acido urico viene ai giovani, viene agli sportivi, perché bevono le bevande piene di fruttosio, bevono i succhi di frutta, ma sono buoni, certo. E perché le aziende mettono il fruttosio nel succo di frutta? Perché il succo di frutta viene stabilizzato, non fa il fondo. Quindi il fruttosio è circa, se il saccarosio, lo zucchero da cucina, vale 80, il fruttosio è dolce 160. Se tu hai un bambino piccolo e gli dai due volte il succo di frutta, poi la pera non la mangia più, la mela delle gas non la mangia più perché dice mamma la mangi tu, io preferisco il succo di frutta. Ha ragione, certo che ha ragione, perché le nostre papille gustative, quando eravamo nel paleolitico per non morire da fame, hanno imparato a cercare il sale e lo zucchero. In moltissimi alimenti industriali, già mia mamma c'era un solo alimento dove metteva il sale e lo zucchero, sapete meglio di me, quando faceva i pomodori, la conserva. Nella conserva già le nonne sapevano che mettevano sale e zucchero, ma se voi andate a vedere il prosciutto, il salame, gli affettati mettono sempre sale e zucchero. Perché? Perché aumenta il gusto, le nostre papille gustative adorano il sale e lo zucchero, quindi loro taroccano il cibo. Il cibo industriale è più buono del cibo della gas, scusate se non mi inviterete più, ma è così. La mela, e poi sono stato nei paesi scandinavi, c'è un altro problema. Il dolce è terrificante. Io sono stato in Svezia e in Norvegia per un po'. Quando sono arrivato su a Kulasjoelva, la ringa affumicate, gamberetti, pesce, salmone bellissimo, foca, balena, gamberone gigante, tutto salato. I primi tre giorni ho detto qui muoio, non muoio, è inevitabile che muoio, perché non ero abituato, ero come i bambini abituato al dolce. Se ti abitui al dolce, al cibo industriale, poi a tornare indietro. Dopo 15 giorni sono arrivato in Italia e ho detto oh, quelle ringhe erano squisite, vai a cercare la ringhe, vai a cercare il salmone. Quindi fate attenzione, perché hanno anche dimostrato i ricercatori che se il bambino lo abitui mangiandola tu, la mela buona, poi lui non torna più all'alimento industriale. Ma noi oggi ai bambini diamo delle cose spaventose. I bambini non sono bambini, sono astronauti. Vivono di cibi artificiali per astronauti. Allora te hai un ristorante, io vado al ristorante solo perché fa il coniglio, la conosco da 30 anni, vagalostu, come si dice, perché so come fa da mangiare, che poi se lo fa pina un'altra roba, ma non importa. Però quando è che sono stanche, vagalostu, tanto per prendere una boccata d'aria. Morale della storia, vedi il tavolo vicino, ci sono due bambini, nel frattempo hanno mangiato tutti i cicles del distributore. Poi hanno preso una roba di cioccolato che c'è la sorpresa, non diciamo. Poi hanno comprato, quindi prima di finire il pasto, la mamma ha speso 20 euro di pattume. Ma a me non interessa neanche spendi 20 euro, mi interessa che lì dentro non c'è un microbo, non c'è una vitamina, non c'è un elemento traccia, non c'è niente di quello che vi ho parlato. Sicuramente è il fruttosio. Capito? Quello c'è. E abbiamo tutti la sindrome metabolica. Siamo in sovrappeso, siamo obesi. Ci sarà una... Fattene una ragione, come si dice, no? Andiamo avanti. Quando è successa questa catastrofe, l'uomo cosa ha fatto? Ha deciso che non era un vegetariano, perché quelli vegetariani si sono estinti, sono morti di fame. E l'uomo cosa è diventato? Un cacciatore. E la moglie una raccoglitrice. La moglie andava in giro, cercava, come adesso il Telpra, no? Vai a prendere i cardum selvatici, come si chiama, tutti i sarzet. E la moglie portava a casa una cesta così di sarzet, di queste robe qua. Il marito faceva gossip.
Stava tutti i giorni a contare le storie. Perché? Se ammazzava un mammut, mangiava un da 40 per 15 giorni. E lui, io ho visto prima me, è spuntato da tre, tutte balle. Noi raccontiamo delle balle pazzesche, ho preso un pesce lungo così, gli era contro curen, momente gnova, tutte balle. Però a voi donne piacciono le storie, noi vi raccontiamo delle storie tremende. Quindi l'uomo è diventato cacciatore contaballe. E faceva gossip, fava niente tutto il dì. Stava lì, ah dunque, ti ricordi quell'osso 5 anni fa? Tanto mangiavo tutti. La nonna abitava tutta in Salamoia, il bambino si divertiva con le ossa, c'era tra l'altro la sociale. Poi se porti a casa un mammut e non hai il frigo per mangiarlo, te vi invito tutti, se catturo, se metto sotto la macchina un mammut andando a casa, domani mattina mi telefono a tutti, datemi la mail, io non sono il gas ma noi mangiamo il mammut, per i 15 di ce ne abbiamo. E mangiavano tutto, il sangue, facevano la torta di sangue, ecco lì c'è un'altra storia, abbiamo abolito il sangue, le frattaglie, non mangiamo, noi mangiamo sotto filetto. L'uomo primitivo il muscolo non lo mangiava, il leone mangia solo le frattaglie e il sangue, poi lascia alle iene il filetto e il sottofiletto, quindi nessun animale raffinato, nessuna persona intelligente mangia il filetto. Mangi il fegato, mangi il rognone, la trippa, il cervello, il sangue. Cervello, io voglio il fritto misto. Mi hanno detto è proibito, però se vuoi te lo trovo. Umma, non ha il timbro, c'ha il timbro. Qua finì che mangia il timbro, però, capito? Siamo diventati completamente stupidi. Cioè io mi chiedo se siamo rincoglioniti. Poi, vai dentro, nel Malawi ci sono delle donne 2 metri con 2 spalle parei. Salassano gli animali 2 volte al mese, ma se parlate con gente dell'Eritrea del Nord, di queste tribù, gente che è stata in te lo dice, salassano l'animale e usano sangue per fare il sanguinaccio. Ma da noi cosa si faceva? Ammazzavi il maiale e facevi il sanguinaccio. Per carità! Oh mamma mia, chissà che bestie ci sono lì dentro. Mangiamo neanche il sanguinaccio, mangiamo il muscolo. Nel muscolo non c'è niente, mancano tutta una serie di proteine, elementi traccia. Perché? Il fegato, per esempio, concentra tutto, quindi se tu mangi una fetta di fegato e non la stracuoci, dentro tutti quei minerali che sono finiti fuori dal suolo, te li prendi in quel modo lì, capite? Io infatti mi sono messo a mangiare il fegato, adesso i pesci arrivano dalla Liguria, ci sono delle orrate spaziali, costo niente, buonissime, che problema c'è? E secondo me è sempre un problema di intelligenza. Quindi, dove volevo arrivare? L'uomo è un onnivoro. Allora, se vuoi vivere a lungo, devi cambiare la dieta. A me quelli che dicono io mangio solo questo, solo quello, quello mi fa bene, mi scappa da lì. L'unico modo, in una situazione come il mondo occidentale, dove non c'è niente nel cibo, più cambi la dieta, più ti inventi qualcosa tutti i giorni, ma era così. Mia nonna faceva già così, anche cos mangiuma, e a seconda della stagione, a seconda di cosa c'era a portata di mano, dell'orto, lei si inventava qualcosa, ma non era povertà, capito? Era il fatto che questa biodiversità, questa rotazione del cibo, questo essere onnivori, mi mangi tutto. Il mio slogan è io mangio di tutto, così se mi hanno sabotato una roba, l'organismo è molto resiliente, ma se il persumo è difficile, io l'ho provato di persona in terapia intensiva, ce l'ho messa tutta, ma siamo molto robusti. Allora cosa succede? Che tu compensi, invece quelli che mangiano magna roba si fissano, no? Faccio la dieta, pinco palo, mi indrissa tutti quei pochi cavalli che ho in testa perché moriranno giovani. L'altra cosa importantissima, e qui dico solo 2 flash perché c'è anche gente che non crede a questo, c'è un mito. Cucinare il cibo è una mitologia, secondo me noi siamo degli ignoranti un'altra volta. Non è vero che quando cucini il cibo rovini tutto quello che c'è nel cibo, è assolutamente falso. In Germania c'è stato, la BBC ha filmato un gruppo di donne e di uomini che hanno deciso di fare i crudisti, avete mai sentito? Le raw diet, le diete raw. Se tu mangi la dieta raw, tu non cuoci niente, quindi ti fai, oggi ti faresti con l'estrattore, tipo tendente tutto, no? Dai spinaci, fai questi pastoni, no? E ti mangi questi pastoni. Mangiando un pastone crudo, cosa è capitato? L'obesità scomparsa, hanno perso 10 kg. La ipertensione, l'acido urico, andasù a picco, nessun problema. Le malattie cosiddette del progresso, i diabetici erano meno diabetici, facevano meno insulina, quindi subito sembrava un granché.
Dopo 20 giorni le donne avevano disturbi gravi del ciclo mestruale. Poi diventavano sterili, la fertilità crollava in caduta libera. Allora cosa è capitato? Che c'è una scuola ad Harvard, si chiama Wrangham, è il più grosso teorico della cucina, del ruolo che il cucinare il cibo, il fuoco, no? Vedete, il controllo del fuoco. Il cucinare il cibo è importantissimo perché noi nella storia dell'umanità non siamo delle mucche con uno stomaco che digerisse il pere, noi siamo della gente con uno stomaco piccolo e un cervello grosso, che poi usiamo male ma è sempre grosso. Quindi ragioniamo malamente, ma il cervello rispetto non so alla mucca, noi abbiamo un cervello spropositato e il nostro cervello consuma il 30% delle nostre calorie, la mucca figurate è sempre smorcula, roba lì, ti guardano, con tutto il rispetto e l'amore per la mucca resta una mucca. Morale della storia, fate attenzione che la gente dice io non cucino il cibo, no no, io la sera mi faccio un'insalata così e fai un'insalata così non dormi. Perché noi non siamo dei... alla sera l'insalata cruda, non mangiarla, scusami, se non dormi di notte, mangiala a pranzo. Perché mentre poi ti muovi, vai a camminare, un discorso. Se tu a cena ti fai un vassoio così di insalata, tu di notte hai gli incubi, sogni di essere una mucca della barbara. È ovvio. Quindi, attenzione, non è vero che cucinando... Certo che se tu hai il wok, sapete i giapponesi, no? Tu prendi una pocket card, un camper dentro una roba a 300 gradi, lì disintegri tutto, glicotossine. Se fai friggere le patate fritte con lo stesso olio vegetale come fa McDonald's per un mese, voglio vederti. Capito? Ma dite così però, i bambini vanno a mangiare lì, tu vedessi in America, sono tutti lì. Quindi il problema è che è buono quel cibo. Le ali di pollo, il pollo non l'hanno mai visto, ma sono buone, sono schifosamente buone. L'altro problema è che il cibo industriale è spaventosamente buono rispetto al cibo naturale, è proprio più grinta, non c'è niente da fare perché è taroccato, non c'è niente di più facile che ingannare il gusto, chiaro? Quindi come i cacciatori, slungo il mammute, cioè l'industria alimentare ha amplificato, poi usa il glutammato, i glutammati, quelli ci sono dappertutto, nei cibi precotti, nei brodini già pronti, tutti gli alimenti già pronti, un po' raffinati, la paella, quelli lì già pronti che butti la bustina a cielo fa dentro al microonde, hanno e purtroppo gli insaccati, la porchetta, sono andato a fare una conferenza, mi ha regalato un pezzo di porchetta, sono io che ho mangiato la porchetta, ho studiato tutta la notte, era giorno, perché gli era glutammato, poi sono andato a leggere sull'etichetta, ho detto ma potevano tenersela questa cosa, no? Quindi è un amplificatore del gusto. Sto lavorando su un libro, se non so se scriverò sul cancro, e ho scoperto che una teoria metabolica del cancro, che il cancro mangia pane e marmellata, quindi fruttosio e zuccheri, e glutamina. Quindi potete immaginare una dieta occidentale che sono solo zuccheri, perché vi ho detto i magavati turesti, perché lo zucchero si conserva. Quando mai ti va male il pacchetto dello zucchero? Niente, quindi la farina 000 è zucchero puro, quindi... Noi mangiamo una dieta fortemente sbilanciata verso zuccheri e glutammina, quando sappiamo che si chiama, è un tale tedesco si chiama Otto Warburg, ha scoperto che le cellule neoplastiche mangiano, cambiano proprio il metabolismo e mangiano pane, marmellata e glutammina. Quindi basta che vadano in un paese occidentale, il cancro sta benissimo. E quindi l'incidenza del cancro nei paesi industrializzati è 10, 20, 30, vi ho detto che il mondo è molto complicato, ma se lo confronti con un paese non industrializzato, loro non hanno il cancro. Ci sono due ragioni, non ne hanno neanche per sé, e quindi hanno le calorie, perché la cellula si replica quando arrivi a un certo livello di calorie. Se tu non mangi proprio, se sei un povero, non puoi permetterti il lusso di fare calorie. Come fai a fare il cancro? Con cosa lo fai il cancro? Ma superato un certo livello, la differenza che conta a parità di calorie è il tipo di cibo che mangi. Quindi se tu mangi il cibo con queste bestie, con i microbi, con gli oligoelementi, quello che è, sei molto più difeso dei paesi industrializzati. Allora cosa è successo? Che nel periodo in cui eravamo onnivori, quindi l'uomo è un onnivoro con predilezione per i grassi e la carne di qualità. Quindi è il cacciatore che poi mangia la verdura fresca del prato che ha trovato la moglie. La moglie è in Dasher Kei Sarzet e lui si fa
E lui mangia il sangue, il fegato, il sanguinaccio, il fritto misto, ma guardate la dieta delle nonne, di una trattoria delle Langhe. Allora, vitello tonnato, cos'è? Grassi di qualità, un po' di proteine. Carne cruda all'albese, cos'è? Poi mangiamo le acciughe sono magiche, sono antinfiammatori di tutto, col puvron. Poi mangiamo gli agnolotti del Prin. Gli agnolotti del Prin è pasta, ma stai scherzando? La gara è più sottile, è la pasta, più buoni sono. Infatti il Pin e il Fagget non hai bisogno di fare la radiografia, vedi il contenuto. La pasta è una frazione di millimetro, finita questa conferenza vado a mangiarmela. Allora qual è il problema? Gli agnolotti sono tanta carne, il sugo parluma, né? Il sugo si mette, mia nonna metteva un po' di coniglio, un po' d'arrosto, poi tu fa vendere, poi le frattaglie, tutto quanto. Allora c'è anche un pochettino di pasta, proprio per accontentare, capito? Ma non è un cibo, è un cibo proteico e grassi di qualità. Poi voi che non ci mette una fettina di lardo, figurate se avete una fettina di lardo, per tutto avete una fettina di lardo. E il burro buono? Assolutamente. Quindi capite che stiamo diventando degli ignoranti di ritorno. Infatti l'uomo paleolitico era alto 1,85 m, 1,90 m. Tutto il resto della storia, se andate a visitare un castello, il Rinascimento, quello che è, avete mai provato a coricarvi in un letto? Io non ci entro manco, cioè entro fino qua. Erano dei nani, i vari imperatori d'Europa, Carlo V, questi erano alti così. Se andate in montagna, in qualche paese, guardate le foto dei nostri alpini, guardate i musei dell'arma o le foto di cent'anni fa, erano alti 1,65 m. Perché erano alti 1,65 m? Perché quando, dopo la savana, allora, no, vi dico due robe e poi torniamo alla storia della... una minuto. State svegli. Allora, nel periodo della savana siamo diventati cacciatori e le donne raccoglitrici, ok? Quindi noi mangiavamo, abbiamo inventato il fuoco, quindi la cucina, viva la cuoca. Quindi non fate i crudisti, scusami, una brava cuoca è vero, sì, le vitamine, se tu le sottoponi a uno shock termico tremendo, invece di averne 100 ne hai 20, ma che te frega, tanto anche tu mangi su sedu, ma mangialo là, le vitamine ce le hai. Quindi l'idea... Negli anni 30-40 c'era i lottatori mangiavano 8 uova crude, lasci e mangia quelle che folle. Wrangham ha dimostrato che un uovo ben cotto nutre il doppio, tre volte di più che l'uovo crudo. Quindi l'idea, il latte più complicato, il latte non pastorizzato, ma non potete vendere il latte della centrale senza pastorizzare, se no torno alla tubercolosi. Ma se tu hai la tua mucca, ti mangi il latte crudo, non succede niente ed è molto superiore. Ma è un aneddoto, non puoi pensare che l'alimentazione torna al cibo crudo. Il cibo crudo, cioè l'invenzione del fuoco e delle cuoche, è stato un passo avanti incredibile. C'è un paradosso di tutte le specie viventi, tra l'altro noi adesso stiamo violentando tutti gli animali domestici, perché gli diamo dei cibi industriali o dei cibi cotti, quando in realtà, e c'è un movimento in America contro questa roba, il gatto, il cane, anzi dico, gli dai la carne cruda, per carità, così, ma da quando il gatto e il cane mangiano gli alimenti cotti? Da quando l'ha detto l'industria per vendere una scatoletta così per 2 euro? Siamo pazzi! Ma da quando? L'uomo è l'unico animale nella storia, ma riflettete, non voglio dare dei dogmi, pensate un attimo, l'uomo è l'unico animale di tutto il creato che cucina gli alimenti, ma Wrangham, in questo libro Catching Fire, ad Harvard ha dimostrato che gli alimenti cotti vengono, noi siamo fatti per gli alimenti cotti. Noi ormai il nostro intestino, il nostro modo di vivere, e a cena se mangiate roba cruda fate attenzione perché non la digerite, non siamo fatti così. Noi abbiamo barattato l'intestino della mucca col cervello dell'essere umano. Infatti in quel periodo, se voi guardate le scimmie vegetariane, avevano un cervello che era 400 cc, era piccolo così. Noi siamo arrivati addirittura nell'uomo di Neanderthal a 1400. Una delle teorie è che l'uomo di Neanderthal era troppo intelligente e secondo me è una malattia. Io capisco che se un po' stupido ti vive meglio. Non so se capite il concetto. Allora, nell'uomo di Neanderthal il cervello è arrivato 200 grammi sopra la soglia di sicurezza, perché vi ho detto che il cervello di una mucca consuma il 5% delle calorie della mucca. Il nostro, in una situazione di stress, arriva al 40%.
Quindi noi abbiamo investito su questo cervello. Yuma Fan è un uso infame, perché se guardate la televisione, l'uomo è un animale veramente cretino. Einstein diceva: ci sono due cose che forse sono infinite, l'universo e la stupidità dell'uomo. E ogni tanto, quando sono un po' preoccupato, penso che abbia ragione. Però vedete cosa è capitato: da 400 grammi noi abbiamo un cervello adesso che è tipo 1200, 1300, un litro e 200, un litro e 300. Quindi noi abbiamo investito sul cervello, e infatti la cultura è nata in quel periodo. La prima cultura è nata da cacciatori e raccoglitori, le grotte di Lascaux, tutte queste incisioni di cui non capivamo il significato, eccetera. Ma poi è successa una disgrazia. Una disgrazia terrificante, ed è l'ultimo pezzo del film. A un certo punto, 13.000 anni fa, sono finite le glaciazioni. Chissà perché, non lo sappiamo, eh? Ci sono delle teorie, i campi magnetici, la crosta terrestre, i geofisici hanno almeno due o tre. Quando hai due o tre teorie, vuol dire che te ne hai capito il problema, no? Tre teorie, come dire, che non provo a indovinare, no? I am guessing. A un certo punto non si sa perché il pianeta si è scaldato di nuovo un pochino ed è arrivato alla situazione attuale. Infatti Fernand Braudel, questo storico francese di cui vi consiglio di leggere i libri, Fernand Braudel ha scritto un libro bellissimo, Il Mediterraneo all'età di Filippo II, poi ha scritto tre volumi di storia economica e politica dell'Occidente, che è una roba, secondo me dovrebbero studiarlo tutti a scuola. Fernand Braudel lo trovate solo sulle bancarelle, e Einaudi, un libro bellissimo. Fernand Braudel dice: guardate che chi conosce la storia del pianeta si rende conto che gli ultimi 13.000 anni sono anomali. Il pianeta, per qualche ragione che non sappiamo, si è tranquillizzato, no? Si è proprio tranquillizzato. Quindi ha cominciato di nuovo a far caldo. Allora i grossi animali si sono estinti. E l'uomo, i casi sono due: o dovete travagliare o morire matus da fama. Perché se tu hai soltanto delle lepri, o degli animali grossi così, delle capre e delle pecore, e vai a caccia, e il giorno dopo è meglio che te lo avessi in cura, te la sveglia, vai di nuovo a caccia, poi torna. E le donne hanno cominciato, le donne, a usare il pesce, a mangiare i crostacei, eccetera, perché altrimenti ci estinguevamo. Perché ci estinguevamo? Perché mentre cacciare un animale di 2 tonnellate, vabbè, rischi la pelle, devi fare attenzione, mese a giorno, ma dopo mangi un mese. Se prendi una lepre, arrivi a casa e dici: guarda che bella lepre, sì, ma la famiglia siete in 5, ti voglio vedere, la moglie trompe il barotto a sa testa, dice: ma torna a travagliare corsa, perché qui morimo da fame. Allora c'è stato l'obbligo, cioè molti uomini sono morti, molta gente è morta. Noi siamo venuti fuori da questa crisi in due modi: inventando l'agricoltura. Mi dispiace per i contadini, l'agricoltura è stata dal punto di vista biologico una catastrofe. La prima catastrofe, so che non me l'hanno detto a scuola, ma ormai sono tutti d'accordo. Perché una catastrofe? Adesso vi farò vedere le figure. Perché a un certo punto, prima di tutto, le 5 grosse civiltà sono emerse in riva a un fiume. Vi siete chiesti perché la Mesopotamia è un fiume, l'Egitto è un fiume, l'India, il Gange è un fiume, in Cina è un fiume, è un fiume che straripa, è quello che è. Perché? Perché c'è un problema. Avete mai provato ad andare a mungere un bisonte selvatico? Provate a mungere un bisonte per prendere un po' di latte, poi cosa fa? Ti incorna, ti fa a pezzi. Allora, a un certo punto l'agricoltura ci ha costretto a coltivare le piante che si lasciano coltivare. Fate attenzione, coltivi le piante che si lasciano coltivare e allevi gli animali che si lasciano allevare. Il crollo della biodiversità è stato terrificante. Infatti, sempre Fernando. Allora, fino a un certo punto, perché noi siamo convinti che il modello agricolo sia un passo avanti, in realtà il modello agricolo è stato una catastrofe. Voi pensate, andate in un bosco, prendete due piante selvatiche, arrivate a casa e mettetele in un vaso. Prima che riuscite a farne attecchire una, diventate vecchi, perché non è selezionato, perché non hai i semi, cioè. Fare, adesso diamo per scontato, tu hai al mercato, catta in piantini, poi te le mangi le lumache, ma non importa. Però tu catta in piantini, tu pianti, il piantino cresce. Ma se non è stato selezionato, se voi prendete, non so, ma neanche quelle gialle, come se siamo, quelle che usi a legare le viti, porti a casa una ginestra, tu porti a casa una ginestra, attacca dentro, tu non riesci a far attecchire neanche le ginestre, neanche l'edera fai attecchire. Allora, è stato un tormentone, dal
da 13.000 anni fa fino alle grosse civiltà e solo in riva ai fiumi. Perché arriva ai fiumi? Perché c'è fertilizzante, perché il fiume straripa, poi ti lascia l'humus. Quindi non è un caso che le uniche civiltà grosse, quelle che scrivono i libri, se la tirano, sono nate tutte, Mesopotamia, Egitto, non sto a ripetere, in riva dei fiumi. Perché una strategia è stata, vado a stare in riva al fiume, quindi c'è anche il pesce. Abbiamo cominciato a mangiare i pesci, ok? C'è un guaio enorme che abbiamo fatto in questo periodo. In questo periodo, avendo questa dieta animale, eccetera, noi non siamo più capaci a mangiare l'erba e non siamo più capaci a produrre quelli che si chiamano omega 3, e non posso spiegarvi stasera gli omega 6 e omega 3, ma ne avrete sentito un po' parlare. Diciamo che l'uomo non è capace a mangiare né le alghe e né il lino, le foglie verdi, i germogli, e produrre gli omega 3, che è un tipo di grassi che è fondamentale per il nostro cervello e per come antinfiammatorio. Infatti oggi c'è tutto il discorso, bisogna buttare giù gli omega 6, aumentare gli omega 3, prendi l'integratore, eccetera. Perché è nato questo problema? Perché avevamo, mangiando tutta questa carne, capito, e avendo la flora intestinale microbica, avevamo anche dei parassiti lunghi così. Fate attenzione che fino a 20 anni fa, se prendevate un campione di persone come questo, metà aveva i vermi. Oh, i vermi, sembravano, l'OMS ha detto adesso eradichiamo i vermi dappertutto, eccetera. Anche questo, il sistema immunitario, allora adesso faccio una metafora banale. Immaginate che il vostro sistema immunitario, fino a 2 anni fa facevo un giretto di corsa che è 4 km 400 metri e gli ero abituato a farlo corricchiando, insomma. Adesso con un po' più di tempo faccio 13 km e mezzo. Come fai a fare 13 km? Ti alleni, è molto semplice. Ti parte, prima fai il pezzo di salita piano, quello in discesa, corri, poi pian pianino corri tutto. Perché corri? Perché l'organismo è allenato. Allora immaginate che il vostro sistema immunitario, fate attenzione, abbia bisogno di microbi, piccoli patogeni, di fare allenamento con i microbi per difendersi quando è il momento giusto. Come se i tuoi linfociti, anzi le cellule dendritiche, i linfociti CD4, quelli dell'AIDS, eccetera, devi tenerli in esercizio. Allora voi capite che una dieta come quella occidentale, che mangia solo cibo completamente sterilizzato, come fa il sistema immunitario ad allenarsi? E l'ultimo master ho spiegato solo le cellule dendritiche che regolano tutta la risposta immunitaria. Allora se tu sei un animale germ free, se sei un animale senza microbi nell'intestino, si chiamano topini germ free, tu muori di shock anafilattico. E oggi ho letto appunto che in Canada c'è questo Escherichia coli che ha fatto morire 5 persone, indovina di cosa? Di shock settico. Perché? Perché questa gente probabilmente, il Canada è un paese che ha fatto un boom economico, un paese dove sono pochi e il livello di vita è molto alto, mi immagino che mangiano molti cibi manipolati industrialmente. Se ti arriva quell'Escherichia coli, il tuo sistema immunitario non è allenato. È come se io domani vado a fare la maratona di New York. Ma che maratona di New York? Il sistema immunitario è isterico, capisci niente, do 2 chilometri, sei bene sciupato, campo dentro al cassonetto. E quindi non la vedo bene. C'è un'altra cosa interessante, c'è un dentista, si chiama Weston Price, ha scritto un libro che in italiano non so come si chiami, ma questo dentista, Weston Price, nel 1940 gli è morto un figlio, avevano solo figlio, erano marito e moglie molto ricchi di una famiglia del Canada che poi lavorava a Cleveland nell'Ohio. A un certo punto ha deciso, mi desse piantezza un dentista, voglio vedere se esistono dei paesi che hanno meno carie, meno tubercolosi, che vivono meglio. Essendo ricco, mi gira il mondo. Allora, perché vi dico questo? Perché se senti la pubblicità sembra che ci sia un solo modo di mangiare bene. No, nel mondo ci sono centinaia di stili alimentari dove la gente sta benissimo e mangia in modo completamente diverso da noi. Per esempio gli Inuit, dal Polo Nord, ha visto che il Polo Nord mangiano solo carne. E dove la prendono la verdura? E non c'è. Non ce n'è proprio. Allora hanno detto, gli manca la vitamina C. E gli abitai 100 anni a capire che nel fegato della foca c'è vitamina E, nel surrene, soprattutto il surrene. Quando ammazzavano la foca, il cacciatore andava e ci apparava il rugnun, you understand, rugnun? Sì, surrene, ok?
prendevano il suo e c'era la gara di chi mangiava questo suo rene. Perché c'era la gara? Perché se tu sei un eschimese, sei un inuit, sei un cacciatore del polo, l'unico modo di prendere la vitamina C, che sappiamo tutti è nelle arance, nei limoni, ma al polo nord, di arance e limoni, ai Shumanen, erano convinti che avessero il deficit di vitamina C, ma neanche per idea. Infatti questi sono robusti, solidi, vivono più a lungo di noi, eccetera. Adesso è arrivato il modello occidentale e chissà perché passo tutto il dia a bere birra al bar, sono tutti col diabete, la sindrome metabolica, grossi così, come gli indiani. Vi ricordate i film West? Gli indiani, se andate a vederli nelle riserve, sono diventati dei mostri. Ma il paese che ha subito il fascino discreto dell'alimentazione industriale, in particolare i succhi di frutta, il McDonald's, queste robe qui, è il Messico. Messico, un aneddoto tremendo che mio fratello è stato invitato, dopo 30 anni che va in Messico, è stato invitato da una famiglia benestante del paese al matrimonio, non so più cosa, ma una ricorrenza. Davanti a questo ristorante c'era un pesce lungo così, c'era un tizio che con un dollaro ti dava dei pezzi di carne, spave bellissimi alla brace. È andato dentro, cosa hanno fatto? Il catering, era tutto McDonald's. Ve lo vedete un americano, no, che va in vacanza in Messico per andare a mangiare McDonald's, che non mangia negli Stati Uniti nel Minnesota. Quindi fate attenzione, perché l'alimentazione industriale sui bambini, sulla gente che non ha cultura, ha un fascino pazzesco. Costa poco, è buona da far spavento, è di moda, c'è 3.000 pubblicità. Chi è che fa la pubblicità delle mele che marciscono tre giorni dopo comprate da voi? Ma neanche per idea, cioè devi avere cultura per arrivare lì, se non hai la cultura remi contro, capito? E quindi ho scoperto, ma non voglio farvela lunga, però io manco un quarto d'ora oggi da lì, ha scoperto che in un posto mangiavano soprattutto animali, foca, pesce, eccetera, di erba non ce n'era. In un altro posto mangiavano gli insetti. Questa storia degli insetti, guardate che tutto nell'est asiatico li fanno fritti, i ragni, le ragnatele, fanno la frittata. Beh, noi mangiamo le rane, perché poi uno ride sempre, no? Io sono andato a New Orleans, ho mangiato il coccodrillo, mi avessero detto che mangiavo il coccodrillo, dicevo, ma dice sfol. Poi mangiavano tutti il cocco, ma è persino buono, è più buono della rana, assomiglia un po' alla rana. Ma c'è gente che mangia i ragni, mangia le cavallette, mangia le ragnatele. Le ragnatele sono una prelibatezza. Poi c'è gente che mangia, vabbè, l'America mangia gli animali, ma il disastro, anche questa storia che è uscita qualche mese fa, che le carni fanno venire il cancro, lì i media hanno sparato una bufala, hanno fatto una statistica mondiale. Se voi guardate il Brasile e l'Argentina, per riuscire ad avere animali a basso costo enormi, li riempiono di ormone della crescita e di antibiotici. L'Europa, buonanima, che sta morendo, vi farò vedere purtroppo questo accordo internazionale che forse passa, non lo so, l'Europa buonanima ha proibito ufficialmente l'importazione di questa carne. Quindi se voi andate a mangiare al ristorante argentino l'Angus, non pensate che è pieno di ormoni. Se c'è il controllo, e c'è, perché bene o male noi tuteliamo i nostri prodotti almeno fino a un po' di tempo. Adesso al coltivatore di rete avete visto che ha sbuffato un po' di volte, perché per poter vendere il nostro pattume, il pattume delle nostre grosse aziende all'estero, noi compriamo pattume dagli altri, perché se ti vende un po' pattume a me, mi vende un po' pattume a te e facciamo un business, capito? Quindi fate attenzione. Poi c'è gente che mangia solo pesce, ci sono delle isole che mangiano solo pesce, della gente che mangia solo pesci d'acqua dolce e di nuovo della gente che mangia. Quindi non andate a casa a dire voi truè la dieta universale, no? Il governo decide cosa devo mangiare, ma non fate gli spiritosi. La cosiddetta dieta mediterranea è una bufala spaventosa, non esiste la dieta mediterranea, ma già in Emilia Romagna mangiano diverso dalle Langhe, mangiano diverso dalla Tunisia, la Grecia mangia tutta un'altra roba, la Francia non ha l'olio d'oliva, non usa l'olio d'oliva. Di cosa stiamo parlando? Stiamo cercando di vendere prodotti industriali spacciandoli per dieta mediterranea. La dieta mediterranea non esiste pas a Yenem, è un'invenzione mediatica. Quindi se poi mi dici che mia nonna era capace con poca roba mangiare bene in modo salubre, allora sentite la c'è dieta mediterranea, ma allora ti dico al sud usano l'origano, usano l'olio d'oliva. Vuoi paragonare la dieta di Torino con la dieta della Sicilia? Ma ti sei fuso il cervello, sono due pianeti diversi. Quindi fate attenzione che ci sono mille modi per avere l'arte di cucinare, l'arte di vivere, l'arte di mangiare. Quindi se ne è obbligato a mangiare quel che dice il governo, il ministero, la televisione, qualche solone di Milano. No, no, ti puoi mangiare cosa che ti sveglia.
Ci sono tanti modi di mangiare bene e questo mi sembra una bella cosa, no? Saltumo un po' di roba che sennò... Allora, invenzione dell'agricoltura. La statura è crollata. Vedete, questo è l'uomo paleolitico, la statura è crollata di 30 cm. Quando la statura crolla vuol dire che o ti mancano le calorie o mangi sempre la stessa cosa, tu hai già un grosso squilibrio nutrizionale. E sempre Fernand Braudel, cosa è capitato? Quella che lui chiama la monarchia dei cereali. Che cos'è che è facile da coltivare? Il grano, l'orzo, l'avena, il miglio. Di sicuro non, capito, di sicuro non mangi tutti i giorni una gazzella, non mangi tutti i giorni il tartufo bianco, non mangi tutti i giorni... Cioè, c'è stato un crollo della biodiversità, ma per semplificare, lui dice che tre piante hanno dominato la storia dell'Occidente, il mais in America, il frumento tutta l'Europa, ancora adesso noi la pane, la pasta, la pizza, ma quella storia lì non è la dieta mediterranea. Noi mangiamo pane, pasta, pizza negli ultimi 10 anni, ma mia nonna tutto sto pane, pizza, no, perché non andavano manco al mercato, non manca il negozio dove la prendevo. Mio padre portava la farina, portava cal pane intero, campavo via niente, forse un po' di crusca, quando ero piccolo toglievano un po' di crusca per darla agli animali, ma il pane era intero. Cioè, andava giù e tutto cosa era, quindi queste micche grosse così, le tenevi al freddo, le rianimavi, se no poi facevi la panada, se chiamava. E quindi comunque non sprecavi niente, ma noi siamo, la cultura europea è dominata dal frumento. E tutta la Cina e l'Oriente è il riso. Allora, cosa siamo riusciti a fare? Questa roba qui è complicata, perché l'agricoltura ha permesso a milioni di persone di non morire di fame. Stavano bene, erano degli atleti, erano 2 metri, erano i cacciatori. No, non sono morti, era un mese e mezzo. Tutta la storia del Medioevo, secondo me, è una denutrizione latente, è gente che non muore ma non è viva, è gente malaticcia, è gente che è piccola, è ritardata mentale. Va bene in una civiltà come il Medioevo, ma infatti vedete che la statura è rimasta giù fino, deve arrivare a dopo le guerre mondiali perché recuperiamo. Quindi il problema qual è stato? Ho come l'impressione che si crea un enigma, una contraddizione. Aumenta la popolazione, ti serve del cibo a basso costo, la gente mangia pacottaglia, non muore di fame, ma non sta bene. Quindi, secondo me, tutto il periodo storico che va dalla rivoluzione agricola, che a seconda dei paesi è stata 8.000, 6.000, 5.000 anni fa, fino ad arrivare nel 1930, noi non avevamo l'optimum biologico, noi non eravamo... Eravamo gente che non moriva di fame, ma non era neanche al massimo delle prestazioni, non so se capite questo concetto. Che dimostrazione uso? Ho come l'impressione che il grano, il grano innanzitutto lo coltivi, o le patate, l'Irlanda si è ammazzata con le patate, perché? Fai queste patate, 3 giorni a terra, piante tutte patate e i figli mangiano patate, dici da mangiare ce n'è, fai 2 figli in più, 3 figli in più, la gente aveva 10 figli. Quando una bestia ha ammazzato le patate, l'Irlanda l'ha spianata, gli irlandesi sono tutti in America, l'Irlanda ha rischiato di estinguersi. Cosa abbiamo imparato da questa storia? Che purtroppo quando investi su un alimento fondamentale e basi una civiltà su un alimento che si chiama staple o alimento chiave o quello che trovi dappertutto e lo Stato finanzia quello, eccetera, la gente non muore ma non è... I cinesi sono alti così. Sono geneticamente alti così, neanche per idea, sono stato al nord della Cina, c'è della gente che è 2 metri. Quindi il problema è che noi abbiamo taroccato, da una parte devi da mangiare a tutti, quindi per esempio da noi cosa è capitato? Abbiamo abolito i prati, se guardi la mucca, gli animali, hai bisogno di prato, devi avere pitera, devi avere un'estensione, una tenuta, invece tu... togli quella roba lì e metti del grano transgenico, del mais, rende di più. Quindi fate attenzione, di nuovo è una logica tremenda, il braccio di ferro tra animali di qualità e seminativo, quindi frumento, riso e mais, è stata una guerra al coltello,
perché quando avevi più figli, quando ti serviva più cibo, qualunque fosse, tu ripieghi sul frumento, ripieghi sul mais e sul riso, ma non ti metti di sicuro ad allevare gli animali di qualità o i cavalli o queste robe qui se non sei ricco. Quindi si viene a creare un braccio di ferro tra la crescita della popolazione, che diventa insostenibile, e adesso vi farò vedere perché, la qualità del cibo non gliene frega niente a nessuno, basta ne muore da fame. Quindi è una logica tremenda questa qua. E la quantità del cibo. Purtroppo gli alimenti su cui c'è concentrato l'industria alimentare e il contadino, quello che è su cui querendo più, cosa te ne tiene quel pro lì? La mucca, vantabeiché, la pomalenda in ferie. Mazza la mucca, vai al supermercato. E questo che è molto semplice, non ci sono equazioni matematiche e Bruegel, i quadri. Vedete gente in Cina, la Cina, la China Study, ma fatemi il piacere. Nel 1960 in Cina mangiavano tanto così di riso con un'acciuga dentro. Se il futuro è quello lì, allora penso che non valga la pena fare le conferenze. Qual è la prova? Le pandemie, le carestie e le epidemie e le pandemie. Se leggete la storia dell'Europa, posti come Firenze, Napoli, c'era una carestia ogni 3 anni, la gente rischiava di morire da fame e dopo 3-4 carestie veniva un'epidemia. Quali sono state? La prima è stata la peste. La peste è cominciata nel 600 e ha spianato. Vedete, la peste, vedete, nel 1350 c'è stata la peste nera, no? Quella dei libri. Ha ammazzato il 40% della 35-40% del posto dell'Europa, soprattutto al sud, perché il nord continuano a essere cacciatori. Non avete qualche parente che andava a caccia in Russia, in Polonia? L'est europeo non ha mai tolto l'Estonia che coltiva il grano, al nord c'erano più boschi e più bestie. Quindi la peste ha colpito soprattutto i paesi del sud dell'Europa prima di colpire il nord, perché il nord ha i boschi, se andate in Svezia hai voglia, non è che ci sia tutto sto frumento, c'è ancora adesso del legno a totò. Quindi vedete che se andate a leggere Fernand Braudel, prima di quell'epidemia di peste che ha ammazzato il 30% dell'Europa ci sono state 15 carestie. Perché le carestie? Il sistema immunitario non ha più l'energia, non ha più l'energia da costruire gli anticorpi e tu cadi vittima di una pandemia. Ed è non è il singolo colpevole, anche se noi abbiamo questa idea della malattia come peccato. Capite che quando una roba ammazza il 30%, una persona su 3 nella vita va incontro al cancro, non dirmi che è colpa tua. Sì, è colpa tua se fumi 50 sigarette, mi perdonino i fumatori, ma o se bevi 2 litri di whisky al giorno, ma sono eccezioni. Nella maggior parte dei casi resta valido la frase di Ippocrate: la malattia è il versante, l'altra faccia della luna di uno stile di vita, di scelte politiche, scelte storiche, scelte economiche, ma non fatte da stupidi. Se hai 2 figli e la mucca accusta troppo, tagli il prato e pianti il grano, e il grano rende di più e tu non muori di fame tuo figlio. Tuo figlio sta bene? No, infatti abbiamo visto. Poi c'è stato il colera, la lebbra. La lebbra, a seconda del tipo, adesso sto ricostruendo una storia delle epidemie in base al tipo di carenza e di stile nutrizionale di quell'epoca storica. Ed è cambiato perché prima è comparsa dal giorno oggi al domani la peste. Poi è arrivata la lebbra. Poi la lebbra se n'è andata come la neve al sole, perché mangiava upitante, stai alla scoperta dell'America, nei porti arrivava del cibo diverso, sono arrivati i fagioli, è arrivata la patata, tutta roba che arriva dall'America, il tacchino. Noi abbiamo, con la scoperta dell'America, andavamo là a cercare l'oro e poi l'oro non l'abbiamo trovato, portavo qua i fagioli, i tacchini, ma meglio che niente, no? Morale della storia che poi nell'Ottocento il colera perché? La città di Londra, Napoli, erano le 2 città più grosse d'Europa, sono passati da 400.000 abitanti a 5 milioni di abitanti. Improvvisazione urbanistica, 10 persone in una stanza, l'acqua potabile mista con le feci. Certo, se mangi niente e c'è il vibrione del colera nell'acqua potabile, io mi ricordo quando ho fatto epidemiologia a Londra, mi hanno spiegato, c'era la zona a sud di Londra, morivano tutti, quelli che stavano in alto non morivano per forza, perché l'acqua del Tamigi man manca andava giù si riempiva di latrine, di quello che è, quelli che stavano vicino al mare, gli avevo il colera,
e quelli che stavano nelle zone alte erano protetti. Qualcuno ha detto che erano le chiese, la vicinanza a Dio. Noi abbiamo, poi siamo molto creativi nel spiegare i fenomeni storici, ma non importa. E poi c'è stato un altro problema con l'invenzione delle navi, quando c'è stato il periodo della navigazione, delle esportazioni, c'era lo scorbuto. Noi non avevamo sulle navi, e questo è l'esempio, vedete, lo scorbuto è un esempio didattico di che cosa succede togliendo delle robe dal cibo. Quindi capite, il messaggio che dovreste portare a casa stasera è: attenzione, in futuro avremo anche il problema che non possiamo togliere indiscriminatamente, continuare a togliere, a sacrificare la qualità del cibo, non solo perché lo inquiniamo, ma perché gli togliamo tutto ciò che è vivo. Quindi il cibo deve restare vivo e invece noi lo facciamo diventare un simulacro. Devo darmi una grande mossa. Adesso arriviamo alla rivoluzione industriale. Anche qui a scuola abbiamo insegnato che la rivoluzione industriale è stato un passo avanti incredibile. Assolutamente. Pensate a vivere da domani mattina senza luce, senza questo computer io non morirei, senza questo telefono, senza la fognatura, il termosifone, il climatizzatore che mi ha messo Walter. Cioè, io non ho nessuna voglia di tornare prima della rivoluzione industriale. Quindi quelli che dicono adesso torniamo, quando parli di cos'è che era decrescita, intelligenza, cioè, guarda, fate attenzione, perché un soft landing, un mondo come il nostro, riuscire a trasformare la scienza in uno strumento di cultura e fare una decrescita intelligente è difficilissimo. Devi essere proprio bravo. Cioè non è che basta back to the country, no? Ah, va in campagna, ha due oche, fa slort. No. Mertut. Sei vicino dal fertilizzante, tu ti prendi le bestie gramme, non cresce niente, capito? Non facciamo i mistici. La svolta di cui abbiamo bisogno è una svolta di un'intelligenza sopraffina, e bisogna che l'uomo capisca, uno, che deve studiarci sopra, e due, usare tutta la tecnologia che ha per fare questa deindustrializzazione, de chissà cosa. Il de è un lusso che richiede molta più intelligenza di quello che abbiamo. La rivoluzione industriale, ai fini del discorso di questa sera, poi cerco di arrivare al termine, un quart d'ora. E la fate in cura? Bene. Allora, se no uscite, cioè quando sbadigliate, date qualche sintomo, io capisco che ne avete basta. Desminuite, dai. La rivoluzione industriale qual è il problema? È quello che dicevo prima. Se voi doveste vendere il vostro cibo all'Iran, alla Libia, all'Egitto, alla Nigeria, come sta facendo l'Italia, a Cuba, come cercheremo di fare per, non lo so, per arricchire secondo me quattro che sono già ricchi e noi resteremo nei nostri problemi gli stessi, e dopo vi farò vedere perché. È successo che la priorità, con l'invenzione della macchina a vapore, dei treni, degli aerei, la priorità numero uno era diventata la conservazione. Quindi, mentre nel Medioevo c'era il problema, me mangia patate che muore da fame, ricordate i quadri di Van Gogh, e gli ero tutti all'orlo del muore da fame, con otto figli, un figlio dopo l'altro, le donne nascevano, si riproducevano e morivano, 40 anni, finì la gravidanza, finita lì. E morivano i bambini come le mosche, ma se fai 10 bambini e ne campano, ricordate il re doveva avere un figlio maschio, per fare un figlio maschio che arrivasse a 15 anni doveva fare 5, morivano come le mosche, ma se ne fai più di quelli che muoiono, tieni in equilibrio. L'equilibrio è cambiato solo con la rivoluzione industriale, ma con la rivoluzione industriale si è imposto un altro problema. Togliamo dal cibo tutto ciò che non si conserva, tutto ciò che va male, quindi gli omega 3, i grassi sono volati via, il germe del grano va tolto, la cuticola va tolta, e abbiamo inventato i mulini. Infatti una volta c'era il mulino per tutti, Castagnole, Cossano, Coazzolo, che l'estero, tutti avevano il mulino. Improvvisamente i mulini sono pieni. Perché non c'è più il mulino? Perché quella farina, sapete meglio di me, e amniva il farfalle, dopo un po' irrancidiva, diventava acida, fermentava, era viva. Quindi noi abbiamo massacrato tutto. Cosa è successo con i mulini industriali? La colonna intera è quello che c'è dentro il cosiddetto grano integrale, le robe che adesso stiamo cercando di recuperare, no? Perché il grano integrale, l'orzo, il
kefir, tutte queste robe qui, sono proprio un'altra roba. Come c'è Beppe Roca 1 e 2, c'è anche il grano kefir dell'Egitto, poi c'è il grano. E cosa abbiamo selezionato nei 2000 anni di storia? La quantità di glutine che oggi c'è nel grano è 20-30 volte più alta di quella che c'era nel kamut, nel kefir e via discorrendo. Allora cosa è capitato? Che abbastanza gente non è in grado di smaltire questo glutine, abbiamo un'epidemia di celiaco. Il celiaco nel Novecento non c'era, il celiaco è una tipica invenzione dell'agricoltura industriale che ha aumentato, e se andate nella borsa di Chicago il valore della farina dipende dal glutine, giocano chi ha più glutine, perché? Perché è flessibile, quindi tu con la stessa farina puoi fare la baguette, il purefé, la focaccia rossa, bianca, tu fai di tutto, tolto i biscotti che sono rigidi, quindi il glutine rende flessibile le cose. E allora l'azienda, l'industria cosa ha fatto? Più glutine c'è, più vale alla borsa di Chicago il gol. Cosa è capitato? Guardate, il calcio si è dimezzato, il cromo quasi non c'è più, il rame 20%, tanto che l'America e l'Inghilterra, dopo la seconda guerra mondiale, li hanno aggiunti e fanno i fortified food. Siete stati in America, trovate queste scatole, così è scritto, aggiunta di, e hanno aggiunto vitamina D, vitamina E, vitamina C, rame, ferro. L'Europa, che è più intelligente, ha detto: guardate quella roba lì, sono sostanze chimiche, racemiche, non sto a dirvi, mezzo destrogira, mezzo levogira, e non è una bella idea. L'Europa ha mai fortificato il cibo. Adesso faremo questo accordo con gli Stati Uniti, ci obbligheranno, secondo me, a usare il cibo industriale, perché dobbiamo venderlo all'Iran, che ve l'ho detto, alla Libia, perché ogni tanto ammazzano qualcuno dei nostri ragazzi, perché gli stiamo vendendo le robe su un entity content. Con questo non voglio giustificare la violenza, ma perché la Libia è un macello? Perché tu per vendere delle robe hai bisogno di un governo stabile. Quindi paradossalmente abbiamo bisogno che la Libia si stabilizzi, così gli vendiamo qualcosa, compriamo il petrolio, eccetera. Questa è geopolitica, ok? Le vitamine, figurati, guarda quello che è rimasto solo la colonna verde. Quindi quando comprate un bel pane 000, si dovrebbe chiamare pane appunto 000, e niente l'ingredienti, solo zuccheri. Si conserva, certo, è buono, certo, è morbido, certo, è di moda, sì. Tu il pane che ti invito a casa mia e ti faccio il pane in casa. Adesso è di nuovo di moda invitare la gente a fare il pane in casa. Ma è fatto di cultura, capite? È solo la cultura che ti fa preferire quel pane lì a quello là. Se tu sei nero, preferisci quello bianco e morbido come fanno i bambini. Infatti l'azienda, quello che parla con le galline, perché vuole vendere ai bambini la roba. E quindi abbiamo tolto tutto, comprese le fibre. Le fibre vengono mangiate dai batteri del colon e prevengono il cancro del colon. Anduma rapidamente, eccolo qua, vi faccio solo vedere questa figurina. Vedete, questo che sia riso, che sia grano, non importa. Il germe contiene proteine, vitamine ed è vivo. È quello che piace alle farfalline. La cuticola contiene le fibre che poi, se vengono mangiate dalla flora intestinale, nutrono il colon. Ma noi togliamo sia la flora intestinale sia la cuticola, e nel grano c'è solo più zucchero. Quindi il grano 00, le farine bianche, è come se fossero zucchero da cucina. E di qui vedete la correlazione tra l'obesità, sovrappeso, sono tutti obesi. In America c'è gente che pesa 200 kg. C'è una lobby in America, non so, 5, ancora 6 o 7 minuti, in America c'è una lobby, la lobby dello zucchero, del saccarosio, lo zucchero da cucina. Io quando 20 anni fa andavo in America e mio fratello diceva: ma l'America è il posto dove lo zucchero costa di più in tutto il pianeta, e gli industriali erano preoccupati. Come fai a leggere la concorrenza se tu paghi lo zucchero un dollaro in più di quello che lo paga il Canada o il Messico? Tu sei fuori mercato. Qual è il problema? C'erano due fratelli. Uno finanziava i repubblicani, gli altri i democratici. Milioni di dollari. Finanziavano le elezioni. Avete visto adesso Trump, no? E quell'altra. Se non è in cosa sia meglio, dalla padella alla brace. Tra un tacchino e un nazista, se non è in cosa sia meglio. Ma comunque, c'è gente che paga soldi per queste campagne elettorali. Lì erano due fratelli. Se vince il to, dai una mano. Se vinci tu, dai una mano a me. E quindi in pratica lo zucchero in America non si poteva toccare. Allora
a un certo punto il governo, il Ministero dell'Agricoltura, ha detto agli scienziati: inventate qualcosa, perché se no noi finiamo fuori mercato. Cioè, io faccio la marmellata, chi la vende? Costa un dollaro pitante la canna del Messico, sono finito. Allora la scoperta è stata un enzima, l'hanno scoperto i giapponesi, e la definizione che hanno dato gli scienziati è questa, è bellissima: è la vendetta del Giappone per la bomba atomica. Hanno venduto all'America il brevetto del fruttosio. Da domani andate nei supermercati e guardate tutti gli yogurt che contengono dentro frutto o qualcosa per stabilizzarlo, gli mettono il fruttosio. Il miele, quello che vendiamo all'estero, spero, lo taroccano col fruttosio. Perché? Perché un bidone di fruttosio, il fruttosio lo fanno col mais, col frumento, con tutto quello che vuole. C'è un enzima, butte l'enzima e ti fa sto sciroppo, una specie di marmellata ma stradolce. La quale cosa fa? Stabilizza i succhi di frutta che fanno pinare il fumo, stabilizza le birre. Noi adesso facciamo le birre artigianali, non facciamo ridere, dai, continua a fare, scusami. Fanno che c'è buona fede, ma non ce l'ho con le birre. Però se andate a vedere, purtroppo anche quelle che se la tirano, nell'etichetta c'è scritto, contiene fruttosio. L'uomo non è abituato a mangiare questo fruttosio. Dal 1800 a oggi noi mangiamo 400 volte più fruttosio di quello che mangiavamo. E per forza che la gente è sovrappeso al diabete, alla gotta, eccetera. Perché il fruttosio viene metabolizzato come un tossico. Il metabolismo del fruttosio è molto simile all'alcol. Non sto dicendo al vino di qualità, sto dicendo simile all'alcol. Quindi un tossico. E vedete che all'America l'ha messo dappertutto. Perché l'ha messo dappertutto? Costa niente, stabile come una roccia, tu fai qualunque roba, marmellate, miele, eccetera, è stabilizzato, quindi è scientifico. Non andate a dire il fruttosio lo mettono per avere... No, il fruttosio non è solo un problema economico, il fruttosio ha dei vantaggi enormi sul saccarosio. Chi è capace a fare un succo di frutta in casa che non faccia al fondo? Non sei capace, la marmellata si sedimenta a strati, metti il fruttosio e lei si stabilizza omogenea, perfetta. A Castagnole, a Ferrere, a San Damiano, quando viaggio in macchina vedo ricomparire queste mucche che mangiano l'erba. Ci servono vive, ragazzi. Gli animali che girano e mangiano l'erba ci servono vivi, perché nel Paleolitico noi abbiamo dato in outsourcing, abbiamo dato agli animali il compito di produrre questi grassi omega 3 che vi ho detto adesso, che servono come il cervello, al cervello, e antinfiammatori. Noi abbiamo tolto completamente i grassi di qualità dalla dieta, abbiamo criminalizzato il burro, il lardo, compratevi il burro, ascoltatemi, e usate il burro, riscoprite l'olio extravergine d'oliva, il lardo, lo strutto fatto in casa, quelli erano geniali. Perché noi abbiamo criminalizzato con questa bufala del colesterolo. Morale della storia, nella dieta occidentale non ci sono più gli omega 3, ci sono solo omega 6, gli oli vegetali, le margarine, gli oli che usate a friggere, gli oli, sono tutti omega 6. Se hai mal di schiena, se hai l'artrite reumatoide, una malattia autoimmune, tu non guarirai mai. Ultimo pezzo e poi pianto proprio lì. Ma la cosa che non abbiamo riflettuto abbastanza è la sterilizzazione di tutti gli alimenti industriali. Se vi ho detto che noi siamo in un pianeta simbiotico, noi abbiamo bisogno dei microbi, questa sterilizzazione di tutto il cibo, mi chiedo tra 10 anni dove prenderemo i microbi. Infatti in America la gente adesso fa di nuovo, mangia, ci sono dei ristoranti a San Francisco dove spendi 500 euro per mangiare il poutine, le orecchie del maiale, e neanche tanto lavate. Perché? Perché i ricchi hanno capito che vanta fino a minuta bisogna tornare un attimo a piombo. Abbiamo perso, siamo finiti overboard, dicono l'America. E come vi ho detto adesso, fate attenzione, l'immunologia sta scoprendo che il nostro sistema immunitario ha bisogno dei microbi e di un minimo di animali buoni. Non sto dicendo sporco, neanche in caso devi avere il petrolio, le sostanze chimiche, devi avere dei germi buoni, devi avere la pera che va male, succede niente, il formaggio che fa un po' di muffa, è fatto così. Se non torniamo a questo, il sistema immunitario è completamente fuori di testa e noi moriremo di malattie autoimmuni. Adesso chiudo, eccolo qua, questa è la lezione che ho fatto al master, qui c'è un po' di gente che lo sa. Il nostro prendiamo l'esempio dell'intestino. Dentro l'intestino c'è uno strato di muco
che dovrebbe difenderci, e fin lì va bene. Ma noi quel muco lì, se tu mangi giù questi coloranti, conservanti, eccetera, lo rovini. Ma è semplice. Non hanno bisogno di essere velenosi. Qui non sto parlando di cancerogenesi. Sto dicendo che quello che a me dà fastidio è che i conservanti, i coloranti, non piacciono alla mia flora intestinale. Capite cosa sto dicendo? Quindi non mi preoccupa che è cancerogeno. Se stesso, cancerogeno lo sarà, non lo sarà, non lo so. Ma a me dà fastidio che quell'alimento disturba la mia flora intestinale. Allora questa cellula che c'è lì, si chiama cellula dendritica, quando un batterio attraversa la roba decide se fargli la guerra o no. Ma se quella cellula non è allenata, fa la lotta contro le mie cellule dell'intestino, viene il Crohn o la colite ulcerativa. Se la fa la lotta contro il mio cervello, la sclerosi a placche. Se mi fa la lotta contro gli anticorpi le immunoglobuline o l'artrite reumatoide, se volete vi faccio ancora un po' di... Ma l'altra cosa spaventosa è che se è isterica questa cellula, se la prende con degli innocenti, allora divento allergico, ho l'asma, l'orticaria, le malattie allergiche, and so on and so forth. Oggi sta emergendo sempre di più che molte delle nostre malattie sono delle disbiosi, cioè sono degli squilibri della flora intestinale o della flora vaginale o quello che è, ma soprattutto sono un impoverimento della biodiversità dell'intestino. Il TTIP, oggi sul quotidiano, Fatto Quotidiano, non so su che, l'ho mandato a tutti quelli del Master, cosa è capitato? Sta avvenendo questo, e anche questo non prendetela come un'americanata, fate attenzione, Infatti l'Inghilterra, che sta fuori da questo discorso, vedrete la sterlina finalmente allinearsi con l'euro e la borsa inglese starà rossa per altri 6 mesi mentre l'America sta andando su. Perché? Perché è in discussione il TTIP. Cos'è il TTIP? È un trading, è un commercio, come si chiama? Una partnership, un partenariato, in italiano si chiama la parola, una partnership in italiano sarà un partenariato, ecco, un partenariato. Un trattato d'accordo a fini commerciali tra l'Europa e gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti sono nervosi con noi già da un po', vi ricordate Bovell, formaggi, i francesi sono anti-americani da far paura. Perché? Perché i francesi hanno difeso il loro formaggio, il loro cibo. Noi li abbiamo battuti, La cosa divertente è che oggi nelle Langhe si mangia meglio che in Francia. E anche il nostro vino, il nostro champagne, il nostro doppia fermentazione, non voglio simpatizzarmi la platea, io penso che noi facciamo dei vini a doppia fermentazione che ha niente da invidiare ai francesi, e il nostro prosecco e questi bianchi o l'arnese, questo che ha niente da invidiare al metodo Charmat degli altri paesi. Quindi, ma fate attenzione, secondo me in questo, se passa questo accordo, favorirà le grosse aziende, le quali costruiranno cibo che costa poco. Perché il vino, per esempio, il vino lo fa l'Australia, lo fa il Perù, lo fa il Cile. Allora tu dici, adesso vado a vendere a Cuba. Sì, ti vende 3 bottiglie a Cuba, poi ti trovi in concorrenza con gente che vende una bottiglia a 2 euro. Perché costa 2 euro? Perché la manodopera in metà del pianeta costa niente. Da noi la manodopera costa l'ira di Dio. Allora non è che basta che il tuo vino abbia l'etichetta DOP per vendere. Allora questa storia, perché le persone prima dei profitti? Quello che sta capitando adesso è che cercheremo di vendere pattume al pezzo d'Africa a cui non siamo ancora riusciti a venderlo, e abbiamo bisogno che si democratizzi e vada avanti, solo per vendergli pattume. Ma quello che mi disturba è che ci sarà un appiattimento della qualità del cibo, quindi ho bisogno che loro, Pina, il vicino di casa, sopravvivano, mi servite vivi. Perché? E questo diventa un modello globale, neanche per idea. Ci sarà, come diceva Gandhi, un'economia a chilometro zero locale che si basa su una tradizione, un'intelligenza, una cultura, e poi c'è il mondo devastante, mediocre, che costa poco, della globalizzazione. Non c'è santo. Il processo capitalistico, per citare Carlo Marx, Bononima, per citare il processo capitalistico, quello che sta avvenendo è la realizzazione, l'ultimo giro del capitalismo. Ma quello che mi preoccupa è che finiremo così. I nostri bambini sono degli astronauti che compreranno caramelline, simulacri, pane 2, pane 3, pane 5, capito? Che non hanno più niente a che fare con i cibi veri. Quando sono allegro, mi sveglio bene, penso che ha ragione Bob Dylan. The times they are a changing, la gente più interessante, più intelligente siete qui a sentire.
non che io sia particolarmente, ma la gente comincia, queste cose comincia ad averle nel subconscio. Quindi quando sono ottimista dico ragione Bob Dylan, invece quando, se invece siete spaventati da questo discorso, vi cito Gadamer, io ho studiato filosofia ad Heidelberg e Gadamer aveva 98 anni, stava riscrivendo tutti i suoi libri mettendoli a posto. E mi ha detto, sai cosa ti dico? Secondo me la civiltà dei paesi industrializzati volge alla decadenza. E poi ha visto che io ero un po' preoccupato, ha detto non preoccuparti, sai cosa ti dico? Quando sono triste penso che non so se sono triste perché il mondo va male o perché sto invecchiando. Quindi voi sperate che Beppe Rocca sta invecchiando, andate a casa tranquilli. Buona serata.